Eccoci qui tornati in diretta con questa fantastica bottiglia. Cos'è? Che bottiglia è, Pino? Grappa, grappa. Ecco, l'abbiamo bevuta tutti, oggi siamo in diretta ubriaci. Ce l'ha passata, sì. Ce la siamo passata da uno schermo all'altro, ma a parte gli schermi, buonasera a tutti, bentornati a una nuova puntata di Calcio Femminile Live. Vedo che c'è già il buon Ema subito collegato qui con noi. È una puntata in cui si parla di Serie A, Serie B, Serie C, ospiti speciali, un po' come sempre alla fine. Abbiamo sopperito la mancanza degli highlights del Portogruaro portando direttamente il Portogruaro qui con noi questa sera. Però intanto saluto e ringrazio i miei soliti compagni di viaggio, a partire dal nostro producer, il buon Francesco. Ciao Fra. Ciao Mattia, buonasera a tutti, ospiti spettacolari, solita puntata incredibile, oggi quindicesima puntata, quindicesima, Oggi non quindicesima dico altro. puntata e c'è, come sempre, per la quindicesima volta, anche il buon Piero, che ci segue sempre dall'inizio alla fine di ogni trasmissione. Sotto di me, ovviamente, non manca neppure lui mai, il buon Luca Zantedeschi, anzi ha pure più presenze rispetto a tutti gli altri, anche se si dice che dovrà andare in Coppa d'Africa, no? Mi dicevi prima, il 4 Infatti, febbraio. già lo dico che l'ho detto prima, tra 2 venerdì mi sa che devo partire per la Coppa d'Africa, quindi però Quindi saluto tutti, buona serata e mi raccomando restate a guardare perché la puntata merita assolutamente. ovviamente anche gli immancabili Giuseppe Nolis, subito anche lui co collegato, lo salutiamo, il buon Dino, anche lui chissà se tirerà fuori anche qualche frecciatina anche questa sera come l'altra volta, è Ma sempre un piacere. dopo un 6-0 del Milan, dai, su, che frecciatine deve lanciare. Chiaro. Eh beh, però non ha segnato giusto quella che l'aveva lanciata, tra tutto nonostante i gol. Saluta Piero anche tutti ingusati, e poi ovviamente c'è anche lo zio Pino qua con noi, che ci siamo visti pure domenica insieme Inter Napoli. Vero. Buonasera a tutti. La partita di cui poi parliamo anche degli azzurri, ma è già arrivato il nostro primo ospite di questa sera. Subito così partiamo con il buon Marco Gargini. Buonasera Marco, come stai? Tutto bene? Buonasera a tutti, tutto bene, tutto bene. E Marco, grazie dove per l'invito. stanno le grazie maglie? a Le maglie stanno nell'altra stanza, mi si è Ah, bruciata la niente. lampadina e non ce l'avevo di Ecco. scorta. Mannaggia. Insomma, cioè, no, Marco è qui come grande appassionato dell'Empoli, tifoso, possiamo dire. E quindi, Non lo nego. ovviamente partiamo proprio da questo punto. Ultima partita, Empoli è uscito sconfitto con la Roma per 2-1 proprio nel finale, l'ha decisa un rigore di Linari. Come l'hai vista questa partita? Come l'ho vista dalla tribuna, no? A parte gli scherzi. No, è stata una partita in cui l'Empoli si era difeso anche bene. Alla Roma si sa, mancavano tantissime giocatrici, ma anche all'Empoli non è che ci fossero tutti. Mancavano due giocatrici importanti come Bursic in difesa e si è visto un pochettino per i problemi, soprattutto nel finale di gara. E poi la bomber Bragonzi che era in panchina solo a onor di firma. Diciamo che l'Empoli Mancava ha... anche Sì, il mancava anche Capelletti, giustamente, che aveva avuto dei problemi di salute stagionali e quindi era entrata... Cioè ha giocato Ciccioli, che comunque è una valida alternativa in porta. E l'Empoli ha fatto la partita che secondo me doveva fare, perché difendersi con diligenza e poi attaccare in ripartenza, facciamo anche la rima, e appunto su una ripartenza era arrivato anche il gol di Dompig. Poi nella ripresa abbiamo visto un po' quello che è successo con la Roma che ha alzato il baricentro. Avi, che secondo me è stata la migliore in campo delle giallorosse sulla corsia di sinistra della Roma, ha veramente giocato molto bene. Mi aspettavo qualcosa di più da Serturini, per quanto riguarda la Roma. Per quanto riguarda l'Empoli, devo dire che è stata una buona partita da parte di De Rita, al di là del salvataggio che ha fatto.
C'è stato forse qualche problema in fase di impostazione della manovra, però d'altronde giochi contro la Roma, non è che giochi contro l'ultima delle arrivate. Assolutamente, infatti la Roma che in questo momento è seconda in classifica, tra l'altro poi la vedremo per bene, quindi una delle squadre top del nostro campionato. Adesso c'è il Pomigliano, l'andata c'era stata un po' di diatribe, no? tra le due squadre, sarà una guerra, Marco. No, vabbè, non usiamo questi termini, la guerra c'è già stata e io l'ho vissuta in prima persona, quindi non è stata veramente una cosa piacevole la trasferta di Pomigliano. Tra l'altro si passa da una partita in cui c'è stato un arbitraggio molto discutibile a una in cui c'è stato un arbitraggio molto discutibile all'andata, quindi diciamo che c'è un filo conduttore tra Roma e Pomigliano. E per quanto riguarda la partita col Pomigliano, partita molto difficile per l'Empoli secondo me, perché comunque il Pomigliano, al di là della classifica eccetera, è anche una squadra che io rispetto sempre, che ha anche molte giocatrici valide, e vedremo un po'. Non sarà una guerra dal punto di vista come c'è stata a Pomigliano, con l'assedio agli arbitri, l'assedio ai tifosi, perché quello che abbiamo vissuto a Pomigliano veramente è una pagina nera del calcio femminile, e io che lo seguo da qualche annetto mi schifai letteralmente laggiù. Una cosa che veramente non auguro a nessuno. L'ho vissute col calcio maschile, ma col femminile, gente che viene in tribuna apposta, si mette accanto a te per provocarti, per fare in modo che tu gli metta le mani addosso, ma forse non hanno capito con chi avevano a che fare, perché un po' di cervello a Empoli ce l'abbiamo. E poi vabbè, l'assedio all'arbitro, le minacce di morte alle giocatrici, le parole razziste nei confronti di Dompig. Poi molte cose non sono state scritte nel referto dal direttore di gara, perché tanto si sa come vanno a finire queste cose: arriva la telefonatina o devi scrivere determinate cose, altre no, e io lo so bene perché sono stato arbitro, quindi determinate situazioni le conosco bene. Poi che ci vuoi fare? Io mi auguro, l'ho detto a battuta, a quelli dell'Empoli, attenzione a chi gira intorno allo spogliatoio dell'arbitro, cercate di evitare che qualcuno entri dentro. Tra l'altro è una gara molto importante dal punto di vista della salvezza. Vediamo adesso un attimo la classifica: Pomigliano a 13 punti, l'Empoli 12, e poi c'è Napoli comunque, che è la prima squadra che si vede in zona rossa con 8 punti, quindi sicuramente è una gara che entrambe le squadre, no Marco, vorranno vincere. Quanto farebbe bene all'Inter riuscire a strappare i 3 punti? Si entra sempre in campo per vincere, sempre. Ovviamente chi domani riuscirà a portare a casa 3 punti farà un bel avrà un piede e mezzo nella prossima Serie A. Perché è vero che il Napoli è distante 4 punti dall'Empoli e 5 dal Pomigliano, però io c'è ancora un girone di ritorno da disputare, e quindi stare molto attento alle partenopee, perché fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. È vero che hanno fatto 7 punti nel girone d'andata, e quindi è difficile magari fare la stessa... lo stesso numero di punti, però lo potrebbero comunque sempre fare, e quindi scavalcare una di queste due squadre. Non penso che si giocherà per il pareggio, per accontentarsi, anche alla luce di quello che è successo all'andata, perché so che le ragazze dell'Empoli sono molto cariche anche per quello che è successo all'andata, non solo per l'importanza della posta in palio, ma soprattutto per quei 2 punti che sono stati tolti, perché poi si parla di questo, perché in un'azione ci sono state 3 infrazioni e poi alla fine ha segnato il Pomigliano nei tempi supplementari, praticamente dopo che l'arbitro, come ha scritto nel referto, non era al 100% per poter arbitrare la ripresa, e quello è stato scritto proprio nero su bianco.
E lì apro una parentesi, l'errore più grosso l'ha fatto proprio l'arbitro quando ha scritto il referto, perché lui dal momento in cui ha messo il risultato sul referto di gara, il giudice sportivo si è trovato le mani un po' legate, e quindi nonostante abbia riconosciuto che la partita dell'andata sia stata indirizzata in una certa maniera a causa dell'ambiente, di quello che era successo, poi non ha potuto dare quello che poteva essere tranquillamente uno 0-3 a tavolino. Francesco, lascio questa volta a te la parola. Beh, intanto saluto Marco e riciclo un po', diciamo, di quelle domande che facciamo in genere nelle nostre live prepartita su Instagram, che poi tra l'altro farò a Marco quando ci sarà Empoli Juve in futuro. E ti chiedo, quest'anno la giocatrice che ti ha sorpreso di più, tra quelle che magari non ti aspettavi chissà che, e quelle invece che ti ha deluso, che proprio dici no, era partita con altre premesse e poi è andata così. Ora domani mi ammazzano se faccio... Allora, io ultimamente, perché all'inizio mi ero molto arrabbiato con lei, però ultimamente sta dimostrando di essere cresciuta molto. Derita, te lo sai benissimo, Francesco, che io soprattutto dopo le prime partite ero stato anche forse un po' troppo duro nei suoi confronti, però devo dire che dalla seconda parte del girone d'andata, ma anche a Roma, ha dimostrato e sta dimostrando comunque una crescita costante, veramente non dico che sia una top giocatrice, perché forse è un po' esagerato, però è sulla buona strada per poter crescere ancora e poter dire la sua, non solo in una squadra come l'Empoli, ma magari anche un pochettino più di medio-alta classifica, diciamo. Chi invece mi ha deluso un pochettino? Vediamo un po'. Allora, avevo più aspettative su Nichele, che però ultimamente, quando è scesa in campo, il suo l'ha fatto. Spero che Cecilia Prugna tiri fuori un pochettino più le unghie come fece l'anno scorso, perché quest'anno mi sembra che quella fascia le pesi troppo sul braccio, e quindi spero che tiri fuori quegli attributi che so che ha, e magari domani potrebbe già farlo. Ma invece l'ultima cosa, Bragonzi, giudizio? Bragonzi, giudizio positivo, perché comunque va bene che ora ha avuto questo infortunio e quindi non ha potuto giocare l'ultima partita, ha cominciato tra l'altro a riallenarsi questa settimana, è convocata e forse uno scampolo di partita domani potrà giocarlo. Diciamo che a me piacciono più gli attaccanti che giocano anche più per la squadra, lei comunque è una grande finalizzatrice e ci vuole anche quello, e quindi se devo dare un voto da 0 a 10, per ora le do un 7 e mezzo. Comunque devi informare meglio Team Vision, perché settimana scorsa nella partita con la Roma hanno ripetuto più e più voci, cioè, il telecronista, che Bragonzi era in perfettissima forma ma non giocava. Io infatti lì dico bah. Ma sei per questo hanno detto anche 130 volte che Spugna si era negativizzato, quindi lo sapevamo a memoria. Però lì, era una ripetizione di una cosa magari vera, nel caso invece di Bragonzi era una scemenza. No, quello è vero, di Spugna negativizzato era vero, perché comunque Il problema è che va bene ripeterlo una volta, se lo dici ogni calcio d'angolo ti viene un po' a male poi, no? Ma c'è la gente di duro comprendonio, d'accordo? Allora, dico l'ultima cosa. Brava Bragonzi, ma se fosse rimasta Polli? Vabbè. Puntini. No, vabbè. Polli, no, sempre riferito a Bragonzi. Sai che coppia. Le mostrati con te, sia a Milano che a Empoli. Come? Non ho capito. Saremmo stati contenti sia a Milano che a Empoli, dico. Rendetecela.
Ma guarda, se dipende da me, te la porto io domani mattina. Guarda, io la riprendo a braccia aperte. In primavera ci abbiamo di meglio. No, io guardo, per il gioco che facciamo noi, Polly, ci sta veramente come la ciliegina sulla torta, perché poi dipende anche molto da io quello. Ho grande rispetto, ci sono le categorie, insomma, e quindi non è che è scarsa, non serve in una squadra che vuole porre il gioco. No, poi lei è sfortunatissima sempre, si fa sempre male. Io bastava stare notizia e si faceva una frattura. È vero anche che l'anno scorso la prendevano proprio a calcioni, tutte le partite, non ricordo. La tipologia di gioco che ha lei che la porta a prendere il calcio. No, ma la cosa che dicevo io era, se ci fosse rimasta Polly... No, era nel senso che Bragonzo a quest'ora avrebbe 2-3 gol in più, almeno. Sì, perché comunque Polly, al di là che è una grande centravanti, come a me l'anno scorso dicevo, mi ricordava molto un po' il gioco di Cristian Vieri, molto fisico, sapeva difendere bene il pallone, come appunto ho letto, ma soprattutto sa fare sponde. E infatti anche l'anno scorso l'Empoli ha fatto molti gol anche per quello, quando ha giocato Polly, quando non era rotta, e sa tenere la squadra su. Ecco, quello che manca un po' all'Empoli quest'anno è il saper tenere la squadra un pochettino più alta, e per poterci arrivare bisogna sempre spingere dal centrocampo, mentre gli attaccanti forse potrebbero stare un pochettino più alte, e mio modestissimo parere, poi c'è chi sa meglio di me ed è pagato per quello, quindi. Tanto c'è Inchiostro Sportivo che scrive: buonasera Marcone, ma l'elicottero è parcheggiato al Torrini, ti chiede, con quelle cuffie top. Ma lui lo sa benissimo che io quando sono a fare il tifo ho sempre due bandiere, perché cerco sempre di far atterrare Boeing nello stadio, però non ce la faccio. Non è... Prima o poi lo vedremo in diretta e sappiamo a chi dare la motivazione. Luca, lascio a te parola. Sì, allora, io intanto saluto Marco, come sempre un piacere. Ma vi conoscete? Vi presento? Tantino. E volevo chiederti, Marco, due cose. Una, quale sarà secondo te nella seconda parte di stagione invece la giocatrice che potrà dare qualcosa di più? Nel senso, da chi ti aspetti magari qualcosa di più? E seconda domanda, com'è questo difensore nuovo che è arrivato di poco a Empoli? Brasiliana? Allora, intanto partiamo dalla prima domanda. Io mi aspetto molto di più da Dompig, perché secondo me nella seconda parte di stagione, con già diverse partite sulle gambe, potrebbe veramente dire la sua. Già con la Roma ha dimostrato di essere in palla, e col fisico lo sappiamo, cioè, lei ha bisogno però di un gioco che le faccia sfruttare maggiormente gli spazi. E io mi aspetto da lei il salto di qualità. Ha avuto dei problemi nella prima parte di stagione, più che altro di testa, diciamo, perché è una ragazza giovane, purtroppo ha perso il treno della convocazione con l'Under 23, quella l'ha un po' bloccata mentalmente, e ora che si sta sbloccando da questo punto di vista, secondo me potrebbe essere veramente la giocatrice che può far fare il salto di qualità, comunque far raggiungere qualche risultato in più all'Empoli. Per quanto riguarda Giovanna Maia, intanto ti dico che lei preferisce considerarsi portoghese, perché gliel'ho chiesto, siccome abbiamo comprato sia la bandiera del Brasile che del Portogallo, in suono ho detto quale vuoi, quella del Portogallo, ecco. E io non l'ho vista giocare ancora, perché d'altronde poi è nel periodo di quarantena, perché si sa che venendo dal Brasile per via del Covid c'è un periodo in cui deve stare in quarantena. So che è stato portato a termine il tesseramento, di conseguenza sarà annunciata a breve,
Non credo proprio che sia a disposizione domani, anche perché fino a pochi giorni fa sapevo che appunto stava in quarantena. E dai video che ho visto, poi sai, video bisogna sempre prenderli un po' con le molle, perché nei video volendo divento un giocatore anch'io, cioè mi riescano tre cose, ne mettono un video ed ecco, è nata la nuova stella. Però da quel video che ho potuto vedere, devo dire che è un attaccante che intanto ha un ottimo senso della posizione, ha buoni tempi, e ne ho parlato anche con Ulderici di questa cosa qui, sa colpire di testa, e quello è sempre una buona cosa, perché abbiamo qualche problemino, abbiamo sempre avuto negli ultimi 2 anni dei problemini sulle palle alte, e sa impostare, quindi è un difensore abbastanza completo. Poi te l'ho detto, sempre dipende da questi video, se mettano solo le cose buone, poi magari accorre un tanto buona, scappa l'avversaria e prende tanti cartellini, questo non te lo so dire. La vedremo all'opera, se poi riaprissero anche Monteboro per vedere gli allenamenti non sarebbe detto male. Luca, vuoi chiedere qualcos'altro tu o vado da Pino? No, diciamo che la curiosità era appunto per questa giocatrice nuova, e soprattutto perché l'Empoli secondo me si è messo in una buona, dopo un girone andata si è messo in una buona posizione. Condivido con Marco il fatto che il Napoli comunque sia una squadra da dover tenere d'occhio, perché soprattutto dopo la partita poi anche con l'Inter, dove ho visto un Napoli molto più vivo rispetto alle gare precedenti, direi che bisogna tenere d'occhio, sia Pomigliano che Empoli devono tenere d'occhio appunto la squadra partenopea. Poi l'Empoli, ripeto, ha le qualità per farcela attualmente, quindi dipenderà un po' dagli scontri diretti a parer mio, perché poi con le squadre davanti è sempre complicato trovare punti. Pino, tu vuoi aggiungere qualcosa? Ma secondo me all'Empoli mancano un paio di punti, la squadra è superiore alla posizione che ha, faccio un parallelismo con la Sampdoria, io non vedo grandissime differenze tra i due organici. Forse Brugna sta rendendo leggermente meno del campionato, secondo me, eccellente che ha fatto lo scorso anno. Però indubbiamente ho stati degli episodi che hanno penalizzato l'Empoli durante il campionato. Questo io l'ho registrato. Detto questo, secondo me il Napoli ha migliorato sotto l'aspetto fisico, c'è una difesa un po' statica ma molto importante, ma non credo che possa aspirare a salvarsi, perché non ha attaccanti che vedono la porta, e l'Empoli ce l'ha, il Pomigliano pure, forse il Pomigliano ce l'ha pure più dell'Empoli. Detto questo, una curiosità con Marco, dove giocava sta ragazza, a dire, dal Brasile? Ora tu lo sapete troppo, cioè, ha giocato ora in nome delle squadre non me lo ricordo, ecco, ha giocato comunque nella seconda divisione brasiliana, non è che... Il livello del campionato brasiliano è abbastanza alto rispetto al nostro. In realtà il campionato paulista è quello veramente top, poi ci sono i campionati federali dei vari stati che compongono il Brasile, e lì indubbiamente, insomma, se viene da Amazzonia, viene da Rio Grande del Sud, il campionato è quello paulista, tra l'altro hanno vinto la seconda divisione e sono saliti di categoria, poi lei è venuta da noi, poi ha giocato anche in Portogallo, anche lì mi sembra una serie, quello... Red Bull Bragantino, ecco, sì, bravo, sì. No, no, ma Caprano Paulista ha un ottimo livello sicuramente, e comunque il Bragantino è una buona squadra che ha anche nel maschile, poi l'ha comprata appunto la Red Bull, ha iniziato percorso di sviluppo anche lì,
era una mia curiosità, perché stanno arrivando paradossalmente dei stranieri molto interessanti in Serie B, secondo me, ma in Serie A, a parte qualche spostamento cinematografico, ho visto poco e niente. La Roma adesso è lanciatissima con le straniere. Sì, anche il Napoli ha fatto un buon colpo con la ragazza slovena. La ragazza slovena è molto potente, ma anche veloce. E, insomma, degna di nota. Marco, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi in questa prima parte della nostra diretta per parlare soprattutto di Empoli, della squadra toscana. Ovviamente facciamo un grazie in bocca al lupo alla tua squadra nella lotta alla salvezza. Grazie ancora e buona partita allora domani. Lunga vita al lupo. Vi ringrazio per l'invito e poi avevo letto un messaggio su Oliviero e Oliviero grandissima giocatrice. Era apparso esattamente un commento di Ema. Ci vediamo sei, Marco, no? Purtroppo no, sono a lavorare. Me l'hanno messa di domenica e non posso venire. Mi dispiace. Vedrai i miei compagni d'avventura. Va bene. Un abbraccione. Ciao Marco. Campionato. Buona serata. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao ciao. Torniamo allora noi quattro, anche se siamo stati pochissimo tempo per ora noi quattro qui da soli, e direi che andiamo a vedere a questo punto tutti i risultati dell'ultima giornata, la prima d'andata, la 12ª, appunto la Roma ha battuto l'Empoli 2-1, poi goleada inaspettata, no Luca, del Milan a Verona, mai detto. La Sampdoria invece vince 2-1 sulla Lazio, quindi fa un altro ulteriore passo verso una salvezza sempre più sicura. Poi Sassuolo che invece dilaga 6-1 contro la Fiorentina, c'è sicuramente tanto di cui parlare soprattutto su questa partita. L'Inter pareggia 1-1 col Napoli, due traverse a testa, quindi tanti lini da una parte e dall'altra, mentre invece la Juventus dilaga invece a Pomigliano 5-0 con la squadra delle Pantere che poi dichiara anche silenzio stampa. Andiamo a vedere anche la classifica che abbiamo già mostrato prima. Andiamo a vedere un po' meglio, la Juve ancora punteggio pieno a capo classifica, poi Roma e Sassuolo a 28, Milan a 25, un pochino più indietro l'Inter con 23 punti, abbiamo poi la Sampdoria che ha iniziato a staccare Fiorentina e Pomigliano a 13, l'Empoli a 12, poi la zona rossa con il Napoli a 8, la Lazio a 3, nella Sverona con un solo punticino strappato proprio al Napoli. E insomma, Pino, partiamo proprio da Inter-Napoli, la gara che abbiamo visto insieme questa domenica. Poteva vincere un po' entrambe le squadre a un certo punto con tutte le traverse che hanno colpito. Sì, ma io direi che la partita divisa in due fronti, in due momenti. Il primo tempo l'Inter ha tentato di fare il suo gioco, ma uno, il campo in condizioni molto discutibili, due, diciamo, una situazione fisica generale deficitaria per questioni di Covid e di altri inconvenienti, hanno fatto sì che la manovra non fosse fluida, non fosse un po' come siamo abituati quest'anno. Il Napoli si è trovato senza volerlo questo gol fatto dalla coppia Landstrom Durante. Quindi si è trovato un 1-1 con un tiro in porta. Nel secondo tempo è stata messa Goldoni e migliorato centrocampo. Abbiamo avuto un quarto d'ora diciamo di dominio, dove avendo una punta che vede la porta forse avrebbe chiuso la partita. Poi, nonostante non fosse in condizione di giocare, Guarino ha messo Cesar in campo, che ha ribaltato, ha riequilibrato l'inerzia della partita, e nel finale ci fosse stata probabilmente a Giara, che invece era uscita nel inutile tentativo di sfruttare il fisico di Polli contro i Marcantoni napoletani, quindi forse un piccolissimo appunto Purarita questa volta l'ha fatto. E le cose sono capitate su chi non è abituato a realizzarle, e
Milan pareggio, un pareggio giusto, però io sarei molto più attento alla prestazione negativa dell'Inter che a quella positiva del Napoli. Tra l'altro ha fatto una buona partita come Golob, il nuovo acquisto molto del Napoli, ha fatto davvero un'ottima partita. Molto buona, anticipava, partiva palla al piede, nonostante la mole che ha notevole. La domanda che mi pongo, con tutta la stima e l'affetto pure che ho per Garibaldi, ma a cosa gli serve la Garibaldi a Napoli? Cioè a Napoli c'è un portiere con i contro... Fiocchi, perché con le contromolle, visto ecco, quanto salta. Mi dite una cosa, Lucarelli dallo stadio. Secondo, ragazzi, io la canadese l'ho vista un paio di volte, non è... Ma sull'occasione che diceva prima Pino di Macarena, dove sì. Sto il palo, l'ha toccata il portiere? Flaminia, L'ha toccata il portiere sul palo? Dico, Flaminia Simonetti... si è marcata tutti e poi tirato fuori. Sì. No, dico, su quell'occasione il portiere l'ha toccata quando ha preso il palo? Perché a me era parso di sì. Ma, e se guarda, l'ha fatto un attimo, io non sono uscito a capirlo, sinceramente. Che se l'ha fatto è stata una parata clamorosa, se l'ha fatto. Era sulla palla. No, la palla ha preso il palo. Sì, no, dico, ma... l'ha mandata lei? No, quello se l'ha toccata lei prima. Okay. Però la presenza... come dicono a Napoli, l'impresa dura, cioè lei si vede che è una leader, che dà fiducia, che... per cui andare a toccare certi equilibri, specialmente adesso che hanno forse, c'è da arrivare qualcosa sulle fasce, ma la coppia centrale di livello del Napoli adesso, io ho qualche dubbio, insomma, ecco, avrei preso due centravanti al posto della Baldi, onestamente. Invece Francesco, la Juve va a vincere molto facilmente a Pomigliano, un 5-0 senza storia. Sulla partita della Juve c'è veramente poco da dire, secondo me è stato un dominio totale dall'inizio alla fine, due rigori sbagliati, 5 senza gol. Attesa, no, ma se giocano uno sport diversi proprio. Sì. Ragazzi del Pomigliano, onestamente. Poi abbiamo detto varie volte, cioè detto più volte, c'è stato un grave errore di formazione iniziale da parte del Pomigliano. Non a caso, dopo 25 minuti, fatto il primo cambio, non per infortunio o per altro, ma proprio cambio tattico. La malcapitata a uscire è stata Fusini, che stava facendo la partita abbastanza normale, perché il vero danno in realtà è stato fatto sull'altra fascia, da una che gioca molto poco, che è Capparelli. Forse il motivo l'abbiamo un po' capito, perché non ci ha capito un po' niente in quella partita. Non è quella la partita per farla giocare. Esatto. Anche le due a centrocampo. La bruciare appena... sicuramente la Juve è la migliore partita. Sì, ma lì su quella fascia chiunque ha giocato, prima c'era Bonanzea, poi è spostata Urtig, poi è entrata Nilden, non ci ha capito niente con nessuno di loro, ma proprio erano... cioè potevo andare forse pure io e... Ma l'hai detto te, non è che si stava... Io adesso non devo difendere nessuno. Sì. Ma è singolare vedere contro questo livello di avversarie... partire con una ragazza a cui ha dato poca fiducia sostanzialmente nel giorno è andata. Io lo trovo singolare. Sì, assolutamente, ma poi... Mi ricorda molto Bustia su Bonanzea, insomma, che sordita che stia marcando Bonanzea, gli facciamo una prova. Sì. No, ma poi al di là di quello, altri errori, comunque anche le stesse nuove centrocampiste, Mastrantonio e Catarina, realista... Ma la centrocampo c'è da dire che Pomigliano aveva un po' di problemi, quindi posso anche capirlo. Anche lì la cosa di non mettere dall'inizio né Ippolito né Salvatore Rinaldi, che Banusic era completamente abbandonata a se stessa, e quindi anche quelle poche volte che Pomigliano riusciva a buttare palla avanti, Banusic era accerchiata da 4-5 della Juve e finiva lì l'azione. Poi infatti ho 25 minuti, uscita Fusini. Io credo che Panicoli abbia detto: guarda, non è colpa tua, ho sbagliato io la formazione, devo rimediare in qualche modo. L'ingresso di Ippolito non è che ha cambiato la partita, però sicuramente Pomigliano da lì in poi ha provato a fare qualche cosa. Poi la strana partita di Cetinia, incredibile, che para due rigori, ma causa il primo gol in maniera clamorosa, e anche sul secondo gol si poteva fare molto di più, perché proprio respinge la palla sul tiro di Caruso sui piedi di Urtig a porta vuota.
Quindi partita abbastanza così, c'è da dire pure che, come avevamo detto forse l'altra volta nel prepartita, la Juve veniva già da due partite nel nuovo anno, il Pomigliano era la prima, e anche lì si è vista molta differenza a livello fisico, poi tecnico ovviamente lo sappiamo. Sì, Pomigliano in silenzio stampa alla fine, perché comunque si sono resi conto del fatto che la partita è stata preparata molto male, proprio con l'idea, io non so con che idea è sceso in campo il Pomigliano, ma... Non lo so, neanche con l'idea di dire la finiamo in pareggio, perché è proprio scesa mettendosi nelle condizioni di non poter attaccare in nessun modo. Quindi, però, come dire, la cosa che mi ha fatto piacere della Juve è che ha dimostrato che anche senza Girelli si può giocare. Ma lo sapevamo, l'ennesima dimostrazione. Ma lo sapevamo già, è proprio questa ennesima dimostrazione che nessuno è fondamentale. Luca, invece il Milan, cioè la Juve ne ha fatti 5, il Milan ne fa 6. Io so che tu sei un tifoso giallo-blu, quindi andiamo a te con la... C'è ancora meno da dire. Tasselli, e poi vi saluto, Tasselli. No, noi non parliamo. No. C'è una schiera di haters che stanno mettendo fuoco lento là per Nico, perché ci sarà un altro Gans che sta aspettando per entrare nella Fiorentina, però nessuno legge la formazione della difesa della Fiorentina, impresentabile in Serie A, senza calciatrici. Forse non è che c'ho altre alternative in panchina, visto che lei ha difficoltà a far giocare un regista e gliene hanno parcheggiato un altro di regista. Vi lascio parlare, scusate, ma al contrario l'Hellas ha una squadra da alta Serie A, no Luca? Certo, infatti sorprende il risultato, perché soprattutto dopo questo calciomercato fatto di tanti arrivi in casa Verona, tanti arrivi migliorato Cosa, Pino? Primo più forte del Verona. Mazza, certo, ovvio. Ma no, dai, cioè, anche questa, guarda, mi basterebbe dire un po' come aveva fatto Canà quando c'era la partita con la Fiorentina, che aveva detto vuoi ammazzare Picchio desisti. Io basterebbe dicessi brutti, direi che è proprio quello che racchiude tutto il senso di questa squadra. A me dispiace, perché lei mi sembra che sia stata messa proprio lì. Io veramente mi scuso con lei, perché lei sicuramente ha avuto una grande occasione, ma io una patata del genere così bollente non me la sarei presa. Lo so, una grande occasione, però io ti dico, ma se fai 12 giornate così in questo stato, ma quando finisci chi ti cerca più come allenatrice? Quello è vero. Torni a fare la primavera. Però, cioè, io ce l'avevo il Milan in sfondo mentre vedevo la partita seria di quell'ora che era Sampdoria-Lazio. Cioè, a un certo punto è un continuo di gol di qua, pali, papere. Dico, si è presa una squadra a carico che è impresentabile in Serie B. Ragazzi, in Serie B l'Hellas giocherebbe con la Torres. Assolutamente sì. Perché poi ha due o tre prospetti interessanti, sì, ma chiaramente inseriti in quell'ambiente, in quel contesto, con quell'approccio societario. Ma poi io dico, per esempio, basta vedere anche facilmente gli acquisti. Cioè, l'unica parte forse che il Verona aveva buona era il portiere, e loro giustamente vanno a acquistare un altro portiere che alla prima partita ha subito una cretinata. Si fa il gol da sola. Non li comprendo queste cose. Avendo visto anch'io la Sampdoria, confesso che ho visto Sampdoria-Lazio tornando da Tre Fontane, e speravo di leggere il nome di Piemonte, perché se non ha segnato col Milan ho seri dubbi che possa fare un gol. Anche questo è vero.
Era la, ma l'occasione... la faccia sulla coscia che gli dava fastidio. Era l'occasione, non lo sapevo, allora ritiro tutto. Poverina, era l'occasione per alzare la media gol, diciamo. Ah, però meno male che meno male, per il Milan che ho sentito che sta chiudendo per il nuovo attaccante. Che ha tra l'altro mi sono subito andato al Gudmundsson, Svava del Bordeaux. Però sì, islandese del Bordeaux. Sì, del Bordeaux. Però io ho visto la sua, io sono subito andato a vedermi il tabellino. Vabbè, peggio di Piemonte non può essere. Della Lazio. Quella che dovrebbe sostituire Martin della Lazio. A zero di riporta e tre partite. Ah sì, e tu quella là, Ma io dalla prima partita l'avevo vista, l'avevano messa a 5 minuti dalla fine, ho detto vabbè, ma questa se la metti a 5 minuti alla fine senza Martin vuol dire che sei proprio disperata, sei, cioè nel senso, cosa devi fare? Sono acquisti, ma ripeto, secondo me gli acquisti sono, rispecchiano in pieno il clima societario. La Lazio bene o male sta provando un po' a giocare a pallone, anche con la Samp ha fatto una buona partita. Comunque, però appunto come dice giustamente Darqui, Gudmundsdottir, poi pian pianino impareremo a dirla a memoria, è più un'esterna che... ma allora io chiedo, perché prende un esterno il Milan? Ma è comunque più attaccante di Piemonte, quindi... Vabbè, quello ci vuole Piemonte, anche un Piemonino. Allora, abbiamo iniziato la puntata dicendo non tiriamo frecciatine, tanto hanno vinto 6-0. No, vabbè. No, vogliamo... il problema c'era Ganz, perché io dico la buona partita di questa, Ganz hanno giocato bene, è merito loro, ed capisci che voglio dire? Sì, certo. Cioè, non misuri Io sul Milan... Io sul Milan invece devo dire, come ho sentito da qualcuno e sono d'accordo, che adesso è veramente la squadra di Ganz, nel senso si è liberato dai fardelli che si portava dietro e chiaramente adesso sì, fardelli per Ganz, fardelli per Ganz, sì che si era creato, no? Però dico adesso Ganz deve dimostrare tutto come allenatore. Infatti, ragazzi, adesso tutto quello che viene... hanno dimostrato prima che Ganz si reinventasse allenatore di calcio di essere dei calciatrici. Sì, però io sto dicendo che per lui erano. Speriamo che basti la squadra di Ganz per arrivare a terzi. Per lui, io dico, per lui è la prova del 9, perché ha ottenuto quello che voleva, quindi ha la squadra che voleva. Noi siamo contenti. Adesso sta a lui, chiaro che se arriva quarto o quinto io non so come va a finire, se però arriva in Champions, perché possiamo metterlo anche come cosa, avrà avuto ragione lui, quindi non ci mancherebbe, ma può pure vincere il campionato per quello che mi riguarda. E noi infatti, lui rimane uno che non sa interpretare la partita, è stato un buon attaccante, lui non è un allenatore, quelle che sono andate via sono calciatrici, questi sono fatti proprio a vincere il campionato, pure Zaccheroni ha vinto il campionato con Berlusconi e Gagliani, ma che ha vinto Zaccheroni? Se Ganz va a Champions League il merito è dirgli ragazzi, non è merito suo. Questo tanto qua Conti c'è e io dice non sono un fan da Giacinti, però che casini che hanno fatto tra tutti quanti. C'è Dark invece è il fardello dei tifosi milanisti, vediamo quando ce ne vedremo noi di lui. Quindi comunque nell'ultimo video ci sono tante opinioni dei tifosi, c'è chi comunque prima sosteneva qualcuno, poi appena se n'è andato si è messo dall'altra parte, quindi bisogna sono tante opinioni. Pino, noi ti dobbiamo salutare, giusto? Perché mi dicevi alle 9:30, ti abbiamo tenuto pure ben 2 minuti in più, perdonaci. No, figurati. Allora, è un piacere, con dolore, che tutti quanti fanno le trasmissioni di venerdì adesso. E allora cerco di dividermi. È stato un piacere e spero di vedere Luca il 30. Non credo che si giocherà in Terello, ti do questa anticipazione, giustamente aggiungo, si giocherà pochino da nord. Vedremo.
se si può entrare. Sì. Ok, perfetto. No, si entrerà sicuramente proprio per permettere ai tifosi della Juve di entrare. Il terello è un po' problematico, perfetto, anche se non ci sono problemi, diciamo, di ordine pubblico, però sicuramente è piccolino. Sì. So che stanno vedendo, insomma, verso il nord della Lombardia. Palucina ha comunicato e ci dirà tutto. Va bene? Buona serata e speriamo di vederci venerdì prossimo. Io sarò a Como. Se riesco a collegarmi, mi collego. Dai, perfetto, buona volentieri. Serata. Anche a te. Ciao, Vino. Buona serata, Vino. Eccoci noi, io non posso metterci per attaccati perché diventiamo per chiudere il giro delle frecciatine un attimo, perché non abbiamo fatto una frecciatina a Tomà, che ha sbagliato l'ennesimo gol clamoroso a porta vuota praticamente. Sì, poi ha segnato, ragazzi, ma col Verona, voglio dire, cioè, questo ha segnato con Lazio e Verona, cioè, non è che... Comunque dai, sul Milan alla fine, giusto per concludere. No, ma per quelle due, poi le altre nulla da dire. No, dico, secondo me per il Milan, ripeto, è adesso chi se ne dica, ma è chi vuole bene, chi vuole male Ganz, ma adesso Ganz ha la squadra in mano, nel senso è quella che vuole lui. Poi è chiaro che se magari fra due partite litiga anche con Bergamaschi e un'altra, è chiaro che a quel punto comincia a diventare un problema. Io però, mi stavo tenendo basso, ma ho sottolineato che sì, ma ripeto, io la partita ce l'avevo sullo sfondo, quindi ho visto solamente quello clamoroso, diciamo. Gli altri due no. Comunque, Luca, il prossimo avversario del Milan sarà la Sampdoria, che ha battuto Lazio 2-1, Sampdoria che credo che gli basti un'altra vittoria probabilmente per la salvezza, se non lo è già. Però all'andata fu un gol di Adami dai sviluppi di un calcio d'angolo a deciderla, ma davvero aveva rischiato anche di... Poi nel finale il Milan, c'era stato un palo, Tarenzi che ha tirato fuori un pallone incredibile. Poi tra l'altro avremo un Milan-Sampdoria per tre volte nel prossimo mese, perché tra Coppa Italia e campionato. Che dici, Luca, questa Samp domenica potrebbe dare tanto fastidio al Milan? Ma secondo me la Sampdoria vive, secondo me, un momento duplice, no, da questo punto di vista, perché questa vittoria l'ha praticamente salvata. Quindi la domanda è: prevarrà la voglia di dimostrare ancora quanto è positiva questa stagione, oppure diciamo che si cercherà di fare chiaramente una buona partita, ma diciamo che se le cose dovessero mettersi male, magari non ci sarà quello spirito di rivalsa che ci poteva essere qualche giornata fa. Io, conoscendo Cincotta, penso che la partita comunque verrà giocata per cercare di portare a casa un risultato, anche se, ripeto, che vedendo la posizione della Sampdoria, chiaramente uno si chiede, ma che cosa cerca di fare in classifica questa squadra? Perché il solito problema, di cui ne parlavamo poi anche ieri, inserire una Coppa Europea per la terza e quarta classificata vorrebbe comunque significare più lotta da quel punto di vista. E non essendoci nessun problema e comunque nessun diciamo premio per chi arriva in quelle posizioni, se non la partecipazione alla Supercoppa, io penso che il Milan, che insegue la Champions, abbia molte più... No, ma poi neanche la partecipazione alla Supercoppa. La partecipazione alla Supercoppa, se succede come è successo l'anno scorso, che certo, è la stessa scorsa, sì, no, in realtà. Italia, certo. Quindi se io dico, le motivazioni del Milan sono sicuramente superiori, perché il Milan si sta giocando la partecipazione alla prossima Coppa Campioni. La Sampdoria, io dico solo che complimenti a Cincotta, perché si è elevato da dalla situazione dalla lotta alla retrocessione mesi e mesi prima di quanto chiunque ci sia. Come dice Ema, ha fatto anche troppo la Samp, non serviva fare così tanto. No, infatti, Cincotta. Samp a rischio appiegamento. Sì, ma infatti il discorso che fa Luca, io poi lo proietterei anche sulle prossime partite. Cioè, il rischio è tanto che già la Sampdoria, come al solito, poi sembra che lo diciamo in maniera maliziosa, è una cosa inconscia, cioè è chiaro che se tu sei tranquillo, per quanto poi con la volontà dici ora mi impegno, sai, se devi fare il metro in più in campo magari non ti viene di farlo, io lo capisco benissimo, ma ci sta. Infatti la colpa non è tanto della Samp o delle altre squadre che in passato hanno vissuto
sosta della Samp, ma appunto è quello di magari l'inserimento di una coppa, seconda coppa europea. A questo punto la Samp potrebbe ancora farcela a qualificarsi un'eventuale seconda coppa. Sì. Luca, pertanto, tu che hai detto grande Cincotta che si è tolto da, io pensavo si è tolto dalla Fiorentina. Hai detto da quella situazione, io pensavo dicessi si è tolto dalla perché poi dimentichiamoci che in tutto ciò Cincotta, che era stato cacciato come il mal di tutti i mali della Fiorentina, li sta guardando dall'alto verso il basso e chissà come finirà. Parliamo della Fiorentina, Francesco, parliamo di questa Fiorentina. Volevo solo dire che la stessa cosa di appagamento o comunque di scoramento, anzi, potrà capitare probabilmente per chi affronterà nelle ultime giornate Verona e Lazio. Beh, nel senso che Verona e Lazio le ultime giornate già sono messe male adesso. Esatto. Immagino le ultime giornate in cui magari sono già retrocesse e partite possono uscire fuori. Poi dal Verona probabilmente mi aspetto il record di reti prese, non lo so, perché a questo io immagino che a un certo punto, se il Verona si ritrovasse in condizione di essere già sceso, io personalmente magari proverei a far salire qualcuno della primavera, che sarebbe una logica rispetto al fatto che Brutti allenava in primavera, per cercare magari di portare qualche giocatrice per il prossimo anno in Serie B. Assolutamente. Verona insegue il record dell'Orobica, attenzione. Ma quindi, Fiorentina-Sassuolo, 6-1, 4 gol di Cleland, l'anno scorso alla Fiorentina. Ah, perché Filcens pure che ha segnato, non era la Fiorentina, non l'anno scorso, ma qualche anno fa. Niente, io la partita purtroppo non l'ho potuta vedere tutta perché c'era mezza la Juve in contemporanea a un certo punto, e quindi ho visto solamente fine primo tempo e poi la fine della partita, quando già stavano sul 3-1 però per il Sassuolo. E lì, mentre stavo scrivendo il post per Instagram, sentivo la partita là sul computer, era un continuo. Cleland, Filcens, qua, là, 4. Certo, ho perso il conto. Ma quanto sta vincendo il Sassuolo? Perché ero acceso sul 3-1. Io ero rimasto fermo al quinto, il sesto me l'ero proprio perso. No, io a un certo punto ero sul 3-1, poi poi non vedevo bene, ma sentivo più che altro. Quindi sentivo gol. Dico, scusa, ma quanto stanno la partita? Vado a vedere 6-1. Però pare, come ha detto Luca varie volte, che all'ultimo secondo il Sassuolo era involato per il settimo. È stato l'arbitro che con buona volontà ha fischiato proprio al 90esimo spaccato, ma altrimenti lì il Sassuolo era... Ha sentito nelle orecchie, oh Fiorentina, ha detto vabbè. Ragazzi, vorrei che là il Sassuolo, non mi ricordo che aveva palla, ma erano 2-0 praticamente, erano lanciati in porta in due, quindi non so. Poi, come abbiamo detto anche noi in passato nelle altre live, la cosa assurda secondo me è che il Sassuolo, da quello comunque che ho visto, quel poco visto, quello che ho letto, non ha fatto una partita spaziale, no? Che dici? Da quello che so, comunque il primo tempo è stata una bella partita combattuta. Esatto, ma poi anche il secondo tempo, Sassuolo non è che ha fatto una partita spaziale, come ti aspetti da una squadra che vince 6-1. Anche i gol del Sassuolo, andiamo ad analizzare, cioè, sono uno peggio dell'altro a livello di errori, più che altro più della Fiorentina che gol del Sassuolo. Cioè, magari il gol di Filcens è stato il più bello di tutti, con il tacco di Cantore che l'ha smarcata. I primi due gol, insomma, sono errori, secondo soprattutto errori clamorosi di Tasselli. Ma anche il gol di Dubkova, bellissimo, ma là la difesa dove stava? Il portiere stava a centrocampo, lì Dubkova, tipo in allenamento, sai, fa il pallonetto proprio a appoggiarla in gol. Diciamo anche questo, la Fiorentina si facesse due domande, che ha i titolari in questo momento in panchina, due che erano terzo portiere della Juve, che sono Russo e Tasselli, e giocano titolari. Ci facessero un po' due domande, se poi perdono anche per questa cosa. Intanto c'è Emma che ci ricorda un po' chi è andato via dalla Fiorentina negli ultimi anni, no? Cleland, Filgen, Stoker, Senguagni, Parisi, Mauro, Quinn, Devanna, Bonetti, insomma. Sì, tutte giocatrici. C'era anche Middag l'anno scorso. Assolutamente, sì. Tre gol sono errori clamorosi. Davvero
decrescente da parte della Fiorentina, la Fiorentina purtroppo io ho visto abbastanza secondo tempo quando c'era possibilità che era finita la partita prima, e devo dire che come, cioè, dava l'impressione che potesse prendere gol ogni azione, pur non giocando una brutta gara, perché comunque quando aveva la palla tra Bocchete, comunque anche Giacinti che era entrata, hanno creato delle occasioni. Il problema è che non c'era più filtro a centrocampo, la difesa era, cioè, si prende un gol da Dubkova al sesto, palla, cioè, fa un lancio centrale, Dubkova arriva davanti a portiere, pallonetto, gol, cioè veramente in maniera, cioè, anche arrendevole da un certo punto di vista. Lo stesso gol di Filges, bellissimo, Cantore grande, ma gli si lascia stoppar palla, Filges si inserisce, lei fa il colpo di tacco, cioè delle cose che, se tu vedi squadre molto più concentrate, molto più avanti come tipo di fase difensiva, quel pallone lì non passa mai per arrivare al terzino. La Fiorentina domani poi è davanti a un Milan. Infatti. Vivere o morire. Andiamo a vedere un attimo il programma della prossima giornata, della tredicesima, che inizierà proprio domani. Abbiamo il Sassuolo che giocherà in casa contro il Verona, con le Giuliette che puntano i tre punti per cercare la scalata in classifica. Poi abbiamo Juventus-Fiorentina sulla 7, che è il big match, diciamo un po' di big match, un tempo sicuramente lo era un po' di più, quest'anno prova a ricordare bei ricordi a qualcuno. Poi abbiamo Empoli-Pomigliano, di cui abbiamo già parlato approfonditamente, Napoli-Roma, Lazio-Inter, dove Guarino dovrà solamente cercare altri tre punti da aggiungere alla sua collezione, poi Milan-Sampdoria. Prendiamo un po' Juventus-Fiorentina, che insomma, Francesco. No, stavo pensando, facciamo una petizione per scambiare di posto Sassuolo-Hellas e Pomigliano-Empoli, perché vorrei vedermi molto di più Pomigliano-Empoli, che però sarà in contemporanea con la Juve, purtroppo, quindi... vabbè. E Juve-Fiorentina, sì, oggi sono uscite anche le convocate della Juve, conferma ovviamente, sì, poi parleremo anche di quello sicuramente, ovviamente sapevamo dell'assenza di Girelli anche questa giornata, ovviamente, molti non sapevano, ho scoperto il fatto che, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa di Girelli, però vabbè. Mancherà ancora Pedersen, però per il resto la squadra c'è tutta. L'unica cosa che può temere la Juve in questo momento è una reazione della Fiorentina, che uno magari si può aspettare perché ha perso male la scorsa, gioca con una partita contro una rivale, una squadra contro cui c'è una partita molto sentita, no? Certo che noi abbiamo parlato con tutto un tifoso della Fiorentina che ci ha raccontato di una situazione tragica, diciamo, a Firenze, anche da quel punto di vista. Cioè, ha detto, guarda, non vi aspettate alcun tipo di reazione, perché qua proprio squadra c'ha proprio ECG piatto, non dà segni di vita. Poi, nella partita secca, però, la Fiorentina può dare fastidio, perché comunque, a maggior ragione ora con i rinforzi, sai, c'è Bucchete. Secondo me domani giocherà anche Giacinti dall'inizio, o comunque giocherà uno spezzone più grande rispetto all'ultima volta. Quindi in attacco è pericolosa. Poi certo, come prende un'azione, diciamo una controffensiva, si mette male, anche perché a centrocampo non ha proprio zero filtro, difesa è così. Domani ci sarà ancora Tasselli, perché Schroffenegger non sta bene, e quindi... non lo so, non faccio pronostici, però diciamo che appunto l'unico modo a cui deve stare attenta la Juve sono un po' queste singole della Fiorentina, Sabatino ovviamente, e se ci sarà una reazione, non lo so. Certo è che se non c'hanno una reazione neanche domani, cioè la cosa che mi preme non è tanto se domani la Fiorentina perde, ma è se perde male anche domani, cioè perde male proprio non creando occasioni, prendendo mai tanti gol un'altra volta. Dobbiamo dire, questa è la cosa. Tanto c'è il buon Ema che ci ricorda comunque di cosa è successo di recente, no? Ovvero gli 85.000 biglietti venduti al Camp Nou per la semifinale di Supercoppa Spagnola tra Barcellona e Real, sold out il Camp Nou.
E invece noi ancora dobbiamo capire a volte dove devono zero. Giocare le squadre. No, ma poi quando capiamo, tipo domani a Vinovo, Juve Fiorentina, zero. Cioè, zero tolti stampa e familiari, zero pubblico. E loro, giustamente. Che ci dobbiamo fare? Una situazione un po' così. Luca, invece, andando a vedere le altre partite che ci attendono, vengo sempre dal tuo grande Verona, ce la può fare l'Hellas a scardinare la muraglia nero-verde? Guarda, oggi stavo scrivendo un po' sotto la cosa della della presentazione giornata e ho scritto semplicemente: il Sassuolo arriva da una super vittoria a Firenze. Il Verona arriva da una sconfitta clamorosa in casa col Milan. Non è cambiato niente in questi giorni qua. Vabbè. Cioè, onestamente, non vedo come faceva a cambiare qualcosa in questi giorni. È arrivata. Quindi mi stai dicendo, Luca, che comunque il rinforzo di Imprezzabile a centrocampo potrebbe non cambiare la partita. Serve qualcosa? Serve qualche altro acquisto? La vedo un tantino piccola come blocco per una falla, però se loro pensano che vada bene così, per carità, io... Però l'unica cosa che penso... Che settimana scorsa io feci 4 risate pensando a Inter-Napoli e invece poi è finita. Però il Napoli comunque ha sempre avuto una... È oro in confronto all'Hellas, per carità. No, perché c'è una squadra che è il Napoli che ha dignità e se la gioca. Il Verona, cioè, non se l'è mai giocata, onestamente. Comunque anche qui ci sono Dine e Giuseppe, entrambi che dicono un altro 6-0. Poi Ema ovviamente nulla contro Impensabile, no, semplicemente non basta una giocatrice per rimettere a posto le cose. 6-1, io dico, quindi... Sì, ma rientra Sedegno? Mi pare di sì. Allora, 6-1. Lei era positiva, no? Mi pare di sì. Sì, allora sì, perché ho letto che ci sono stati 2 guarigioni di Covid. Allora dai, Sedegno... No, aspetta, allora, era lei, erano... Quelle guarigioni sono Gritti e... Ah, no, allora niente. E Catelli. Ah, Catelli, no, allora nulla, niente. Allora sì che cambia la situazione. Luca, no, ti faccio una domanda allora un pochino più difficile. Napoli-Roma, invece, come lo vedi? Allora, Napoli-Roma... Allora, se me l'avessi fatto questa domanda 10 giorni fa, avrei detto facilmente: va la Roma, va lì facile, vince, non c'è problema. Poi ho visto il Napoli nell'ultima gara e comunque ho visto un certo spirito di rivalsa, una certa voglia. La Roma l'ho vista un pochino a corto fisicamente, perché secondo me sta facendo un po' fatica. E quindi vedo assolutamente favorita la Roma, ma con il Napoli che, se gioca almeno con lo stesso spirito che ha avuto con l'Inter, qualche grattacapo lo può creare la Roma. Anche perché dietro la Roma, dopo che è andata via Swabi, sì, Linari, va bene, però il gol, per esempio, che hanno preso sabato, domenica, quando era abbastanza imbarazzante, una fase difensiva, un fuorigioco fatto male, quindi... Secondo me quella gara è abbastanza destinata alla vittoria per la Roma, ma con il Napoli che secondo me non è così, no, non lo do così sfavorito come l'avrei dato 10 giorni fa. C'è da dire che alla Roma sono rientrate quasi tutte le, cioè no, penso tutte le positive. Poi si è positivizzata nel frattempo Taisa. Sì, esatto, sì. Quindi però tra l'altro dovrebbero essere guarite, c'è Hazard, già l'altra volta era in tribuna, Lyon e non mi ricordo chi altro era positivo, comunque Pirone, dovrebbe essere... forse Pirone, sì, dovrebbero essere entrate tutte, e però nel frattempo si è positivizzata Taisa, forse ancora Bernauer e Sofia non sono, ma forse Bartoli è ancora infortunata, perché ha avuto Bartoli è infortunata, sì, ma non e quindi vedi che alla fin fine tra quelle è vero che ne rientrano alcune, però comunque anche la questione Avi che ha preso la Roma, benissimo e tutto, ma lei in che zona gioca? Gioca dalla stessa parte di Sarturini, gioca più indietro, gioca a centrocampo, cioè mettere 2 giocatrici così offensive, per esempio, secondo me sulla stessa fascia, diventa difficile poi
da attuare come schema. Quindi, ripeto, il Napoli è vero che non ha attaccanti, perché è un dato di fatto, non ha attaccanti. Però la Roma... per rispondere, no, dico Giuseppe Chito, anche Sofia e Bernauer negative. Non che cambi qualcosa, Bernauer penso che gioca lo stesso. No, ma infatti Bernauer non ha mai visto il campo anche da negativa, quindi non è ma che... pure Sofia, a meno che veramente non muoiono quelle che ha davanti, non c'è pericolo proprio, quindi figurati. Forse quello è il problema. Sì, il Napoli il problema, io ho detto l'altra volta guardando la partita con l'Inter, sta Soledad, ragazzi, a parte che sì, proprio non segna, ma non tira proprio neanche. E poi fa tutti questi giochetti, doppi passi, veroniche, eccetera, eccetera, poi fa il passaggio e la spara a 200 metri dalla giocatrice dal davanti. Però bisogna dire che almeno nell'ultima partita qualcosa in più si è visto, nel senso che almeno ha cercato... qualcosa in meno voleva dire sedersi sul campo, cioè, anche quello è vero. Però sì, c'è Pinna che potrebbe fare la bomber della La bomber a sorpresa della squadra campana. Sì, no, assolutamente. Però il ritorno di Enrico, per esempio, forse potrebbe già giocare nella partita con la Roma. Quello è stato, perché la cosa che avete detto prima voi, sì, è vero che è imprezzabile andata all'Hellas, però in uno scambio con Enrico, cioè non è che se la sono presa e basta. Quindi comunque c'è sempre stata l'uscita poi di una delle giocatrici più forti del Verona, quella che era una delle più forti del Verona, che era Enrico, insieme ad Dalberg, vabbè, non è un'altra storia. Quindi sì. Un po' sempre le solite questioni, sempre guardando appunto il programma, l'unica partita che abbiamo ancora accennato forse Lazio-Inter più nei dettagli, però Luca è un po' come leggere quasi un... cioè questa Lazio riuscirà a stupirci in questo giorno di ritorno? Che anche lei col mercato ne ha cambiate un po' di tutti. Dipende stupirci in che senso, attenzione. Esatto. In negativo penso che non possa fare, perché abbiamo visto già di peggio, quindi... Però, non so, il mercato è stato povero, poi ho visto, cioè la partita, secondo me l'Inter poi avrà uno spirito di rivalsa dopo il pareggio col Napoli, assolutamente, secondo me scenderà in campo col sangue agli occhi, quindi la Lazio la vedo abbastanza spacciata. L'Inter deve cercare di fare, di tenere il passo, perché comunque non è lontano il secondo posto, sono 5 punti. Chiaro che se non vinci con la Lazio, il secondo posto è andato. Sai qual è il problema dell'Inter pure? A parte rispondere a Emanuele, la Lazio secondo me qualche punto in più lo farà. Sì, col Verona, infatti, nell'altro scontro. Probabilmente. Il problema dell'Inter è che si avvicina alla Champions, ma c'è tante squadre davanti. 3 squadre su tante. Sì. Cioè vuol dire che tu ogni giornata devi recuperare punti prima o chi poi. Però se ci pensi, quelle 3 squadre, l'Inter là, 2 battute e una pareggiata. Sì, vero, quello è vero. Scontri diretti, punto di vista. Scontri diretti ce l'ha... Sì, sicuramente col Milan ce l'avrà a favore, perché non penso che il Milan vinca 4-0 al... È vero che però adesso ce l'ha a tutti gli altri in trasferta. Roma e Sassuolo ce li hanno trasferiti. Però il problema secondo me è proprio questo, che se tu è vero, bravissimo, hai vinto gli scontri diretti, ma hai già perso 2 punti col Napoli nella prima giornata. L'Inter quindi... sì, i grossi punti li ha persi alla fine con le piccole, cioè al di là di tolta la Juve, cioè il pareggio col Sassuolo ci sta assolutamente, anzi è arrivato anche pure in maniera un po' casuale, diciamo. Però ha perso punti sì col Pomigliano, ha perso punti con la Samp, ha perso punti col Napoli. Sono punti pesanti quelli là. Non deve più perderne. Sì, assolutamente. Quindi l'Inter, l'opposto dell'anno scorso, che vinceva solo con le piccole e mai con le grandi, quest'anno invece... Adesso l'Inter batterà la Juventus, interrompendo la... Ma poi perde col Verona, sorpresa, capito? Probabile, molto, molto probabile. Ma questo giochino all'Inter. Sì. Si diverte... Adesso batte Juve, Sassuolo, Milan e Roma, perde con Verona, Lazio... E con Napoli si è già pareggiato, quindi... Sì, no, assolutamente. Una grande ripresa. A me adesso piacerebbe tanto parlare di Serie B, ma purtroppo non c'è danno più quanto.
Ne parleremo. In teoria un'altra settimana, ancora settimana ospite, prossima, però... e poi dopo a febbraio dovrebbero ricominciare. Ci sarà il Como che ci farà assaggiare un po' di Serie B, visto che giocherà in Coppa Italia proprio contro la Roma. Tanto c'è una breaking news qua da parte di Marzio nel mirino Hellas, Alexia, Egerberg, Marta, Alessia Russo, Mide, mai Lucy Bronze direttamente per gli obiettivi. Io pensavo prendessero Panico, Gabbiadini, Guarino, Old Glory, perché... a cercare di rialzarsi. Insomma, però sì, manca la Serie B, manca perché è il campionato bello al mondo. Bisogna dire che il mercato della Serie B sta offrendo parecchi comunque spunti, perché anche il Chievo, due arrivi nell'ultime giornate, un attaccante della Costa Rica, tra l'altro, se non mi sbaglio. E tra l'altro ho saputo che sono impazziti quelli della Costa Rica per questo trasferimento. Cioè, il Chievo è stato sommerso di messaggi dalla Costa Rica. Ma questo, ragazzi, è marketing. Si fanno anche in quest'ottica i trasferimenti. Cioè, c'è una brava in queste piazze che hanno poche giocatrici sparse, no, nel mondo. Mm-hmm. Conviene, perché poi sicuramente ti trovi inondato di 1.000-2.000 tifosi in più solo per quella giocatrice. Ci sta. Infatti, ho sempre detto: sì, occhio al mercato indonesiano, che là sono pronti, secondo me, proprio a esplodere se arriverà mai. Poi attenzione, Roma calcio femminile. La presa col nome sì, è uguale a Salas, perché lei si chiama Salas, e quindi per chi non sa, non segue tanto, forse mi sono bloccato perché. Sì. No, bloccato Francesco. Oggi no, niente, non è giornata per la connessione. No, perché a un certo punto stavo parlando, ho visto Mattia fermo, te fermo, ho detto allora sono fermo io a questo punto. No, era per dire che comunque hanno preso questa giocatrice Salas, giusto che per chi non conosce l'altro Salas, almeno hanno unito le due cose, però. È il Matador, per sostituire comunque Maremic, bisognava prendere qualcuna che potesse comunque sì, mettersi. Vediamo se ha la stessa facilità di andare in rete. E mi hanno detto che segna forse qualcosina in più pure di Marenic, lei di suo. Poi appunto viene comunque da un campionato diverso, quello della Costa Rica, quindi il livello sarà anche diverso. Adesso non lo conosco onestamente il campionato costaricano femminile, quindi è una giocatrice sicuramente tutta da scoprire, staremo a vedere come andrà. Stavo parlando di nostalgia per la Serie B, adesso parliamo un po' di Serie B comunque con la nostra prossima ospite. Infatti faccio subito entrare Giulia Asta, giocatrice del Brescia Calcio Femminile. Buonasera Giulia, come stai? Tutto bene? Buonasera a tutti, tutto bene, grazie, tutto bene. Ciao Giulia. Insomma, fino a poco fa, appunto, diciamo, ci manca il campionato di Serie B perché era bellissimo, ci stava davvero emozionando a tutti, e il Brescia, soprattutto nel tuo caso, sta facendo davvero una grande stagione. In questo momento è secondo posto con un solo punto di distacco dal Como, con cui comunque deve ancora disputare poi lo scontro diretto il 20, dopo aver vinto quello dell'andata, tra l'altro. Però ci racconti dal campo... Gol. Esattamente, proprio con gol, con il tuo gol, ci racconti questa prima parte di stagione comunque del campionato cadetto? Ma sì, allora, è dall'inizio che stiamo lavorando sin dal ritiro. A dir la verità, gli obiettivi prefissati non erano questi all'inizio, e stiamo facendo un grande campionato grazie al lavoro di tutta la squadra. Sia della società che di noi giocatrici, che davvero ci stiamo mettendo grande impegno in ogni allenamento, e penso che ce lo meritiamo. Abbiamo davvero un bel gruppo anche al di fuori del campo, e secondo me nel calcio femminile quello è fondamentale, quindi ci prendiamo quello che viene, daremo il massimo, vediamo cosa riusciamo a fare. Tanto tu sei arrivata quest'estate al Brescia, sei stata una dei primi acquisti di questa nuova era delle Leonesse. Cosa ti ha portato comunque a questa nuova avventura? Come sono andate le cose quest'estate? Ma sicuramente aver ricevuto la proposta del Brescia è un vanto, diciamo. È stato bellissimo avere questa proposta, proprio perché il Brescia ha fatto la storia del calcio femminile.
Quindi quello, poi il progetto che mi è stato illustrato da persone che sono sembrate da subito competenti e pronte a mettersi a disposizione. Quindi questo mi ha convinto da subito. Un progetto serio e delle persone attente prima che alla calciatrice, anche alla persona. Quindi sono state queste le cose fondamentali che mi hanno convinto a venire qui. Senti, l'anno scorso, dove il Covid ha influenzato sicuramente la stagione con tantissimi rinvii, un campionato sembrava quasi spezzatino, con squadre che dovevano continuare a rimandare scusate, le partite. Quest'anno invece si è deciso di interrompere proprio per un tot di tempo il campionato per permettere a tutti un attimo di riprendersi. Come stai vivendo proprio questo periodo, diciamo, un po' di pausa, che secondo me comunque, quello che dà anche a te, è una buona cosa rispetto magari appunto a chi gioca, chi non gioca, come l'anno scorso? Allora, per quanto riguarda proprio il campo, non so quanto sia buono non giocare per così tanto tempo. Stiamo facendo vacanze di Natale da un po', e, però gli allenamenti continuano, stiamo continuando ad allenarci bene. La società sta facendo il massimo per garantirci comunque anche una sicurezza a livello di tamponi ogni settimana, quindi per quello siamo tranquille. Purtroppo c'è stata questa pausa imposta dalla federazione, però speriamo che dal 6 riprenda tutto come prima, anche perché ora con i vaccini in teoria siamo a posto tutte. Poi una delle cose che mi piace di più del Brescia poi è la tifoseria. Immagino che adesso tu avrai imparato a conoscerla, quanto vi sta aiutando comunque in questo periodo, quando ovviamente riescono ad esserci? Ah, sicuramente tanto, come hai detto tu, il Brescia ha una grande tifoseria da sempre, e questo fatto del Covid ha influito purtroppo, però si è visto già in queste occasioni in campionato, ma anche sin dall'inizio, le amichevoli, ricordo in particolare quella col Sassuolo, e c'è una grande tifoseria, ci stanno vicini sempre, ci seguono anche in trasferta e questo è fondamentale, e sono davvero il 12° uomo in campo. Francesco, lascio a te parola adesso per le tue domande. Sì, intanto ciao Giulia, benvenuta. Ciao. No, tante domande veramente, perché a noi piace il campionato di Serie B e ci mancate veramente, a parte gli scherzi. No, appunto, iniziando da questo, io volevo chiedere, ma secondo te, da quello anche magari che sapete un po' più voi che siete là dentro, questo stop forzato della federazione, cioè, serve a qualcosa effettivamente oppure... C'è sempre, perché io la cosa che mi chiedo, nel momento in cui, mettiamo conto, il 6 febbraio ricomincerà il campionato, ma rispetto a prima, che cosa sarà cambiato? Ah, e allora, in teoria io non so come funziona, non so cosa hanno deciso a livello di federazione e non so se obbligheranno le società a fare i tamponi o comunque daranno un contributo per fare i tamponi, quindi non so come funzionerà. Se continuano... Cioè, se fanno come l'anno scorso avremo l'obbligo di fare i tamponi ogni settimana, però non so quanto questo sia un obbligo e non so se le società li faranno per conto loro, diciamo, nel caso in cui non ci dovesse essere l'obbligo. Quindi sarà un po' un terno al lotto, vedremo. Sì, no, infatti il problema più che altro è quello che, al di là poi di tamponi e tutto quanto, il fatto è che in questo momento, non essendoci un protocollo, nel momento in cui c'è una positività, una partita viene rinviata praticamente. Quindi la cosa che mi chiedo è, rispetto a prima, cioè, se adesso ci saranno delle positive in futuro, saremo punti a capo. Quindi anche questo stop, se non in ottica di studiare un'alternativa, sinceramente non è che l'ho capito più di tanto, ma penso che neanche voi e nessuno, diciamo, degli addetti ai lavori, no? Ma Infatti, mi almeno... auguro che ci sia che faranno un protocollo più preciso, che sia più chiaro e faccia capire alle società, diciamo tutte, come comportarsi. Sì, più che altro per portare a termine il campionato, perché sennò è veramente diventa difficile. Il campionato di Serie B è più lungo di quello di Serie A perché c'ha più squadre, quindi diciamo è complicato. No, ti volevo chiedere, ci devi fare un tuo identikit calcistico, perché tu sei molto duttile, no, come giocatrice. Quindi ti chiedo qual è la tua posizione, il tuo ruolo preferito e perché, anche perché ti trovi meglio lì piuttosto che da altre parti. Allora, io da piccolina, quando ho iniziato a giocare, ho sempre giocato a centrocampo, facevo la mezzala. E poi è da 4-5 anni che mi hanno spostato come terzino,
e ho fatto il terzino negli ultimi anni sempre. Quando serviva poi, diciamo, mi adattavano un po' così, sempre a centrocampo come mezzala. Quest'anno anche sono partita da terzino e poi in momenti in cui serve il mister mi mette anche a centrocampo. Diciamo, in un centrocampo a tre la mezzala è il mio ruolo preferito, dove credo di poter dare il meglio di me. Però, dato che negli ultimi anni ho fatto sempre il terzino, diciamo che mi sono dimenticata un po' come si fa la mezzala, quindi avrei bisogno di qualche ripetizione. Però diciamo che i terzini moderni sono ormai dei centrocampisti, quindi che puoi coniugare, puoi coniugare un po' le due cose. Già anticipo la domanda della chat, hai detto che trovi meglio come mezzala, no? A chi ti sei ispirata magari, sia come giocatore o come giocatrice, sei del qualcuno a cui ti sei ispirato per quel ruolo soprattutto? Allora, nel maschile mi piaceva tanto, ora non è più nella sua forma migliore, è un po' anzianotto, Vidal. Mm-hmm. Sì, certo. In forza all'Inter. E invece nel femminile mi piace tanto Galli come giocatrice. Okay. Quindi diciamo che faccio della mia forza la grinta. Quindi Vidal è proprio l'esempio sì, perfetto. Sì. Sì. Prima di venire a te, Luca, faccio entrare una nuova new entry di Calcio Femminile Live, ovvero Isabella Lamberti. Ciao Isabella, eccola qua. Salve, buonasera. Come stai, tutto bene? Tutto bene, scusate per l'ora, ma ora ho finito di fare allenamento, quindi sto in macchina. Figurati. C'abbiamo una tua conterranea qua. Sì, infatti. Ciao Giulia, tutto Ciao. Bene? Tutto bene, grazie a te. Tutto bene, grazie. Luca, vengo da te allora, prego. Allora, benvenuta Giulia intanto. E io invece volevo chiederti, io sono sempre curioso di uno come si valuta come giocatore, no? Io ti chiedo, una caratteristica tua che vorresti migliorare e una invece in cui, diciamo, una caratteristica in cui ti senti meno, comunque, meno forte e che vorresti migliorare del tuo gioco. Sì, come ti dicevo prima, la grinta non mi manca, quindi migliorerei qualsiasi cosa e lavoro per migliorare l'aspetto, tutti gli aspetti in possesso palla. Quindi la tecnica, a partire dalla tecnica di base alle cose più difficili. Cerco sempre di migliorare su quello e lavorare col piede debole, che è il sinistro, per diciamo arrivare a un livello più alto, cercare di arrivare a un livello più alto. Poi volevo chiederti cosa pensi del campionato di Serie B di quest'anno, cioè nel senso voi avete comunque affrontato comunque questa prima parte, cosa ne pensi? Uno, del formato per come adesso, nel senso del fatto che ci sia un'unica promozione, e invece come valuti un po' le squadre, se il livello si è effettivamente alzato secondo te? Ma purtroppo, dicevi tu, c'è un'unica promozione, quindi questo sarà un fattore che ci farà lottare fino alla fine per raggiungere un sogno, e insieme ad tante altre squadre altrettanto forti, perché davvero è un campionato stranissimo e ci sono tante squadre che possono lottare per la promozione, a mio avviso. E ancora di più dell'anno scorso, perché anche l'anno scorso è stato un campionato praticamente assurdo, molte squadre erano vicine a livello di punti in classifica e l'anno scorso c'erano anche 4 retrocessioni, quindi quest'anno vedremo. Secondo me il livello si è alzato ancora di un pochino e veramente ci sono 4-5 squadre che possono lottare per la promozione, almeno per come sono i punti ora in classifica. Vedremo chi resisterà alla fine. E poi l'ultima domanda che faccio a tutte le giocatrici che abbiamo ospiti, che viene chiamata domanda killer, ma come dico sempre non ha mai ammazzato nessuno, per fortuna. Io volevo chiederti, perché sono molto curioso su questo, un consiglio che daresti a una bambina che vuole iniziare a fare questo sport? Un consiglio o comunque qualcosa del tuo vissuto? Allora, un consiglio è senz'altro di buttarsi nella sua passione, cioè entrare sicuramente nel mondo del calcio se è veramente la sua passione, e di non aver paura di niente, di discriminazione, perché sappiamo che
purtroppo, nonostante ci sia comunque ora, dopo il mondiale, un clima un po' diverso, comunque siamo un po' indietro in Italia rispetto agli altri paesi. E un consiglio personale, perché che posso dare grazie alla mia esperienza, e mi è stata molto utile, credo, è l'aver iniziato con i maschietti. Fino a quando ho potuto giocare con i maschietti mi è servito tanto. Grazie, grazie mille, Giulia. Grazie a voi. Adesso Isabella, tu sei appena entrata qua in zona Cesarini, però anche tu hai qualcosa da chiedere a Giulia, mentre comunque invito anche la chat a fare domande senza problemi. Sì, infatti qua la chat un po'... Se ne svegli? Sì. Ah, ok. Ecco, l'ha appena fatta. Allora rispondi prima alla domanda, dai, della chat, vai. Dopo te la faccio io. Ma in realtà Giuseppe è quella che ho già fatto io. La domanda che ha già fatto Francesco. Giuseppe. Allora, okay. Allora Giulia, io ti vorrei chiedere, dato che comunque tu hai iniziato in Campania e sappiamo il movimento come era all'epoca, e vista anche la tua esperienza fuori regione, Sassari, Orobi, Arezzo, volevo sapere se hai trovato delle difficoltà nell'ambientamento e in Campania cosa si può ancora migliorare. Poi ovviamente se ti piacerebbe tornare a Napoli e magari fare la Serie A. Ma allora, aver iniziato prima a Benevento e poi a Napoli, come sai, è stato sempre un motivo di orgoglio, perché comunque giocare nella squadra della propria città o comunque della propria regione è stato sempre bello, sia giocare a Napoli, poi a Benevento, che poi tornare a Napoli. E mi ricordo quegli anni in cui abbiamo fatto il salto doppio di categoria CBA con il mister Marino, e sono state veramente belle emozioni. Una cosa che manca a Napoli sono sicuramente le strutture, le infrastrutture per poter giocare. Mi ricordo il Collana, dove si parlava di una ristrutturazione, di poter tornare a giocare lì. Però ancora ora credo che, non mi vorrei sbagliare, il Napoli femminile non so se abbia un campo di... quindi questo è un po' quello che manca a noi al sud. E per quanto riguarda il fatto di ambientarmi al nord, e prima al centro perché sono stata a Perugia e poi qui al nord, è stato un po' difficile inizialmente, perché comunque essendo a Napoli, ok, ero fuori sede, diciamo, però... Benevento era vicinissima, quindi praticamente una volta a settimana ero a casa, vivevo praticamente anche a casa, e quindi di conseguenza anche la famiglia, gli amici, gli affetti, vivevo praticamente a casa. Invece quando sono salita al nord è stato un po' difficile abituarsi, però diciamo il calcio ci fa abituare, e quindi sono state belle esperienze che mi hanno fatto crescere, e sono contenta anche ora di vivere questa. Mi fa piacere, in bocca al lupo. Grazie, Grevi. A proposito di esperienze, no? Galli, di cui appunto parlavi prima, a cui una giocatrice che ti piace molto, è andata adesso in Inghilterra da poco. A te piacerebbe provare un'esperienza anche all'estero? Sarebbe un'esperienza bellissima. Solo che ho un po' di... non sono tanto sicura di voler fare un'esperienza del genere. Cioè, sicuramente sarebbe... una cosa molto formante, e che oltre che come giocatrice, come persona, infatti i miei genitori me lo dicono sempre, in particolare mio padre, e mi piacerebbe sì, però magari non ora, tra qualche anno. Invece Giuseppe aveva fatto sì la domanda sul giocatore preferito, però aveva un po' rivisitata, adesso l'ho letta un po' meglio, più che un giocatore... preferito, magari un idolo, ti chiede magari se qualche compagna che ha avuto magari anche più di esperienza e che proprio ci hai giocato ti ha insegnato molto proprio magari in allenamento. Ma ce ne sono state tante di compagne, a partire dal Napoli, in cui io soprattutto nell'ultimo anno ho fatto tesoro di tutti gli insegnamenti, a partire da veramente la prima all'ultima persona. Non te ne so dire una o qualcuna, cioè, quel gruppo è stato veramente fondamentale per la mia crescita, tutte le ragazze, sia a livello, sia in campo che fuori. Come davvero si dice, cioè, è stato davvero così, quindi di quell'esperienza ho fatto davvero tesoro,
poi anche quest'anno mi metto sempre in gioco e cerco di prendere il meglio da ognuna. Le caratteristiche che magari non sono proprio nel... le caratteristiche che non ho io al meglio, cerco di prendere il meglio dalle altre, diciamo. Francesco, lascio a te spazio per la tua solita richiesta. No, a parte prima di quella voglio arrivare a... Vuoi fare un'altra domanda prima? Sì, no, perché prima abbiamo parlato di Brescia-Como, no, la partita dell'andata, qui Giulia fu proprio match winner. Io mi ricordo quella partita, la vidi, clamorosa, incredibile. Volevo che mi raccontassi un po' tu dal campo, un po' di emozioni, che partita è stata poi anche col gol, Vittoria. Ah, è stata una partita, ricordo ancora ora, davvero bella. Abbiamo sofferto molto perché il Como è una squadra attrezzata, una squadra che ci ha messo in difficoltà e ci ha fatto soffrire. E giocano veramente bene, è la squadra che mi ha sorpreso di più fino ad ora, anche se dobbiamo incontrare ancora il Cesena, mi sembra, che secondo me anche non è male come squadra. E niente, ci hanno messo in difficoltà, però è stata una partita che abbiamo giocato, secondo me, per parecchio alla pari, perché abbiamo avuto molte occasioni anche noi. Ricordo l'incrocio di Luana che dalla mia prospettiva sembrava dentro pochi minuti prima del mio gol. Poi ricordo dopo il mio gol all'88esimo il rigore parato da lì all'89esimo, quindi è stata davvero una partita assurda. È proprio di quelle da brividi, quindi è stata davvero una grande vittoria. Speriamo di fare altrettanto bene il 20. Allora, vado con la mia richiesta, diciamo. A noi tutte le ragazze che vengono qua chiediamo una penitenza, mettiamolo così, nel caso in cui dovessero raggiungere un obiettivo con la squadra, no? Io però nel tuo caso ti sfrutto perché, a parte ti chiedo ovviamente se il Brescia dovesse salire in Serie A, cosa potresti fare? E siccome io chiedo sempre in cambio cibo, però lasciamo perdere Brescia, torniamo sulle tue parti perché diciamo, sono più affine alla cucina del sud. A tua scelta ci mandi qualche cosa da giù, quello che vuoi, babà, non lo so, qualsiasi cosa. Va bene, quello che volete. Allora... Non si dice che il Brescia va in Serie A, perché noi siamo... No, se. Giusto. Se mai dovesse succedere... Tanto questa cosa l'abbiamo chiesta praticamente a tutte, anche al Como, quindi qualcuno dovrà salire, quindi secondo me qualcosa ci arriverà. Io ho promesso alle mie compagne che le porto tutte giù a fare un giro, a fare un 3 giorni al sud di esperienza, per mangiare una vera pizza. Brava, esatto. Isabella, intanto è arrivata un'ultima domanda. È arrivata un'ultima domanda particolare, no? C'è DJ Lumis, che se non mi ricordo male, il buon Luca, che chiede: c'è stato un momento in cui volevi mollare il calcio? Ti chiede. Allora, mollare il calcio non ci ho mai pensato. C'è stato un momento difficile, sì, e quando avevo 16 anni. E che ho avuto, diciamo, dei problemi e giocavo a Napoli, però le condizioni, diciamo, per andare a vivere a Napoli ancora non c'erano, cioè la società non era attrezzata in questo modo, quindi dovevo viaggiare, fare Napoli-Benevento, Benevento-Napoli ogni volta, e quindi sono tornata a giocare a Benevento, nella squadra della mia città, che all'epoca faceva l'eccellenza, quindi non era proprio il massimo, e in quel periodo non che io abbia pensato di mollare, però è stato comunque difficile accettarlo e poi pensare di dover giocare in eccellenza, però è un periodo, diciamo, passato, e è stato anche quello allo stesso modo utile per la mia crescita. Giulia, guarda, io ti ringrazio davvero tantissimo per essere stata qui con noi questa sera. Abbiamo riportato un po' di Brescia, se non sbaglio, Francesco, era la prima puntata, quella prima puntata. Abbiamo avuto ospiti al Brescia, quindi dopo 15 puntate torniamo a parlare delle Leonesse, quindi grazie mille per essere stata qui con noi, ovviamente un grossissimo in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Speriamo che prosegua la stagione. Speriamo davvero. Esatto. Grazie mille. Assolutamente. Grazie a te, Giulia. Grazie ciao. Ancora, buonasera. Grazie a voi. Ciao. Arrivederci. Ciao.
Intanto posso dire una cosa, perché giustamente è entrata un po' così, Isabella è uno dei nuovi volti di Calcio Femminile Live, infatti adesso abbiamo il tempo. Ed ecco lei che sta montando tutte le clip che vedete in settimana, giusto dare i giusti crediti, diamo a Cesare quel che è di Cesare, giustamente. Lo faccio con piacere, lo sai. Sì, anzi, scusami se ti disturbo la sera tardi, ma come puoi vedere... Tanto sto sveglio, non ti preoccupare, non c'è pericolo. Infatti dopo 15 puntate il roster si sta un po' ampliando, adesso metteremo su una squadra di calcio a 11, ci iscriveremo al campionato e vinceremo. Per poi fallire dopo una settimana. Esatto, no, faremo... per vendere il titolo sportivo a qualcuno. Per... Tanto qualcuno che fallirà ci sarà in Serie C. Si aprono le scommesse ogni estate su chi potrebbe lasciare. Chi ha scommesso sul Pescara è riuscito a vincere all'ultimo, per esempio. Ma visto, allora, Serie B ci sta mancando, speriamo torni presto. Serie C invece sta andando avanti tra una cosa e l'altra. Tra l'altro noi tra poco avremo i nostri ospiti, se non ci sono problemi di connessione, che mi arrivano messaggi riguardo a questo. Intanto qua vedo che Giuseppe dice: no, beh, arrivate ultimi, poca fiducia nella squadra, ma i ragazzi sapranno tirare fuori il meglio. Noi non siamo come il Verona, non vendiamo i giocatori noi. Anzi, vinciamo col Verona, ragazzi. Cioè, intanto Luca dice: quando De Laurentiis farà una squadra di calcio femminile di Serie A, la facciamo noi adesso, mo lo contattiamo, facciamo noi la squadra. De Laurentiis, per conto mio, l'avrebbe già fatta, però... Ragazzi, non gliela voglio dare, semplicemente questa cosa è il segreto di Pulcinella per restare in tema. Si sa quale squadra diventerà quella di De Laurentiis a fine anno. Comunque, abbiamo i nostri ospiti, andiamo avanti con questa ennesima maratona. Facciamo entrare intanto il buon Davide Gasparotto, che ormai qua è conosciuto per la voce degli Alex del Portogruaro. E ci ha portato a sorpresa, perché non era nei piani, mi diceva. Non sente la voce, sente Davide? La voce, ma una voce che non si sente. Intanto va a citare chi ci ha portato un po' a sorpresa, anche Giorgia Forlanis, che è stata raccontata proprio dalle parole di Davide negli Elias. Ciao Giorgia, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Giorgia, almeno si sente, almeno, ok. Almeno, perché Davide è bellissimo, perché è bello presentare la voce del Portogruaro senza che si senta la voce del Portogruaro. Avete sentito la voce, ora vedete la faccia. Esatto. Per 14 puntate abbiamo fatto sentire la voce soltanto. Adesso è scomparsa pure la faccia, adesso Davide, se ci senti, magari prova a uscire e rientrare. E ora ci penso. Insomma, tra l'altro, appunto, Giorgia Forlani penso che sia stato uno dei nomi più sentiti durante gli highlights, continuamente Davide che continuava a dire il tuo nome nei vari tentativi, appunto, del Portogallo nel corso della partita, anche se purtroppo adesso mi hanno detto, no Giorgia, che anche questa domenica non si gioca, purtroppo no, ancora nulla. Senti, io inizio a farti intanto la prima domanda, visto che Davide lo vedo concentrato a fare tentativi magheggi vari, ti volevo chiedere questo periodo qui intanto, proprio senza partite, quanto può pesare magari nella stagione sulla perdita della concentrazione e altri fattori? Beh, sicuramente non è facile non giocare. Io poi purtroppo ho avuto anche il Covid, quindi è un mese che ero ferma, avevo ripreso da poco. Speravamo tutte di giocare, però ci stiamo allenando bene, quindi credo che anche se siamo ferme, non possiamo giocare, comunque siamo ancora vive, giochiamo bene, anzi io vedo che più passa il tempo meglio giochiamo, quindi in realtà ci sta anche riposare. Poi così quando rientriamo in campo saremo più cattive, più agguerrite. Tanto appunto il Portogruaro sta facendo una stagione un po' altalenante, a volte ottiene grandi risultati, a volte ha qualche difficoltà in più. Ti chiedo un tuo parere proprio dal campo comunque di questa prima parte di stagione della tua squadra. Diciamo che siamo una squadra giovane,
E credo che questo si senta molto perché comunque ci sono squadre con più esperienza o che comunque sono più anni che giocano in Serie C. Noi poi siamo state un po' sfortunate, infortuni, qualche ragazza per motivi di studio deve andare via, qualcuna ci ha lasciate a metà percorso, quindi però siamo brave, teniamo duro e anzi, secondo me, è adesso che inizierà la nostra scalata. Speriamo, ecco, io ci credo e ci crediamo tutte, sono sicura che potremo farcela. Scalata che vediamo se verrà raccontata da Davide, almeno qui in diretta. Davide, non ti si sente. Ciao, Un Mazzini. altro fallimento. Un fallimento. E niente, se n'è andato direttamente lui. Chiedergli di mettere una lavagnetta e scrivere le cose che vuol dire, Sì, così. esatto. Ma lui in realtà è muto, lui parla solo quando deve fare le telecronache del Sì, è vero. Portogruaro. I Lui finiti riassunti. di 90 minuti, basta, no? Non È parla più. finita tutta. Ah, continuo con te, Giorgia, e ti chiedo appunto, visto che comunque tu sei da tanti anni comunque che indossi questa maglia, la maglia del Portogallo, quindi volevo chiederti un po' cosa ti lega appunto a questi colori e comunque essendo tu molto giovane, con l'arrivo del professionismo, se sogni comunque in futuro di fare a tutti gli effetti la calciatrice. Allora, io fin da piccola ho giocato con i maschi e mi era stato chiesto di andare anche in qualche altra squadra femminile, però ora, dato che era arrivata l'età dei 13-14 anni, mio papà insieme a un altro papà di una mia amica, insieme mi hanno deciso di ci giocare o comunque per riuscire a raccogliere qualche ragazza e portare avanti questo, iniziare questo progetto, ce l'hanno fatta e nel 2014 hanno fondato la squadra e quindi io e anche questa mia compagna di squadra siamo rimaste qua per tutti questi anni a giocare e diciamo che siamo state fortunate perché comunque abbiamo potuto giocare e andare a scuola tranquillamente, senza comunque il peso di magari affrontare un campionato più difficile, una categoria più alta, cosa che invece altre ragazze magari hanno fatto. Chissà, nel senso, se devo essere sincera, mi sono pentita in passato di non essermi impegnata mai abbastanza. Diciamo che mi sono sempre avrei potuto fare di più, però non si sa mai nella vita, insomma. Francesco, nell'attesa di vedere se il buon Davide riappare, lascio a te parola. Sì, sto provando un po', abbiamo fatto altre volte con cambi di device, vediamo se si risolve qualcosa. Ma intanto benvenuta Giorgia, per noi è un gran piacere ovviamente avere qua il nostro amato Portogruaro, che è un po' la nostra seconda squadra. E appunto una domanda magari in tema con Davide, perché voi siete una delle pochissime società che fa, che diciamo comunque fa le riprese, riporta gli highlights, le trasmette e fa anche, ripeto, delle gran riprese, perché poi angolazioni diverse, cioè cose che non si vedono neanche in Serie B. Questa cosa un po' vi aiuta a livello di Eccomi qua, mi consapevolezza? sentite? Oh, ora ti si Bellissimo. sente. Vi Oh, riuscite a sentire? fantastico. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Incredibile. Il fatto che ci siano tutti questi problemi la dice lunga su quanto sia veramente il mio apporto nei montaggi che vedete di settimana in settimana. No, metto solo la Esatto. voce io veramente, il resto l'ho fatto tutto Gabriele. Sì, no, infatti stavo facendo una domanda a Giorgio proprio Buonasera a sul tutti. buonasera Davide. Stavo facendo proprio una domanda a Giorgio sul vostro lavoro, se in qualche modo la influenza alla squadra in positivo il fatto di avere comunque qualcuno che le segue in questo modo e che poi le fa vedere anche a chi magari non è tifoso del Portogruaro come noi, è semplice appassionato di calcio femminile. Sì, sicuramente è molto bello perché ci fa capire quanto intanto le persone che ci stanno attorno credono in noi e ci supportano sempre. Poi è utile perché riusciamo a vedere gli errori, ma anche le cose belle che facciamo e comunque ti fa sentire importante, ecco. E ti fa venire forse ancora più voglia di dire dai, gioco meglio, poi mi riguardo l'azione, mi riguardo il contrasto, la bella giocata, quindi è molto bello i video, le foto che ci fanno. E no,
sarà che sono di parte perché insomma mio papà è il responsabile, il presidente del femminile, però secondo me è una bella società, sì, perché ci trattano come figlie, siamo trattate tutte allo stesso modo, ci vogliono bene, ci tengono tanto, quindi secondo me è molto importante questo. Io devo salutare intanto Isabella, no? Che c'è il telefono che sta un attimo Breve ma intenso. mi sta per abbandonare, sì. E Non ti comunque almeno preoccupare. ti abbiamo mostrato, ti sei fatta vedere, così adesso Sì. anche il pubblico ti conosce. Quindi Sì. grazie mille Grazie Isabella, Isabella, grazie. buona Grazie a serata. voi. Buona serata. In bocca al lupo per la stagione alla ragazza e al portoruolo. Grazie mille. Grazie, grazie. Arrivederci. Ciao Isa. Ciao Isabella. Ciao, E arrivederci. finisco facendo una domanda niente a Prego. Davide. Molto semplice. Davide, ma perché soltanto voi fate quello che fate e non lo fanno anche altre società? È così complicato? Ma non è Non vero, c'è voglia? non è Non c'è vero. voglia? Appunto, no, dimmi. Ma non è vero in realtà, ci sono altre società che lo fanno. Penso che da questo punto di vista il campionato scorso è stato un po' uno spartiacque, nel senso che altre società si sono dotate di strumenti appunto di video. Ma per esempio io vedo il Riccione che lo fa, anche la Triestina manda spesso contenuti di quel tipo, il Vicenza, lo stesso Vicenza. No, ce ne sono in realtà, ci sono in realtà diverse squadre che lo fanno. Però parlo anche a livello di sia promozione, perché voi fate veramente tanta promozione poi di quello, dei contenuti che create, E di e qualità. anche di qualità, perché noi spesso sembra banale, no? Ma noi vediamo anche le stesse riprese fatte da più angolazioni, e non è una cosa che, cioè, in Serie B non ci sono squadre che le fanno queste cose, ma neanche in Serie A Sì. tampoco. Sì, lì fortunatamente, beh, quello, appunto, quello è stato un'aggiunta appunto arrivata all'inizio di questa stagione. Siamo fortunati in realtà perché facciamo tutti quanti parte, noi diciamo dello staff, facciamo tutti parte di un ambiente stimolante soprattutto, in cui ci si confronta, si dialoga sempre su tutto e appunto la società si è messa sempre a disposizione per noi. Quindi abbiamo sempre avuto la possibilità di mettere in pratica le nostre passioni. Io per primo scrivendo, ma appunto Gabriele facendo i video e Andrea Nicodemo facendo le foto. Non dimentichiamo neanche il nostro speaker, ovviamente Bruno Scrofani, presente tutte le partite in casa. E di conseguenza per noi viene anche più facile. Tra l'altro poi ogni tanto mi prendono in giro anche le ragazze perché ogni volta che sono allo stadio mi vedono sempre con un calice in mano, no? Qualcosa, un bicchiere sempre pieno in mano e non lo pago mai io, tra l'altro. Quindi posso Sembra una solo cosa brutta detta ringraziare. così, cioè, infatti per questo è il motivo per cui andrò a vedere la prima partita la prossima del Portogallo in casa, perché voglio anche uno di quei calici per brindare Sei tutti insieme. invitatissimo, Mattia. Intanto Giorgio, prendo già subito le prime domande che sono venute per te da parte della chat, perché Ema con due account diversi ti fa la stessa domanda, ovvero il Farsi gol più leggere, bello dai. che hai realizzato finora. Oddio, non saprei. Quello, ma Penso non per forza a comunque. livello tecnico, è anche uno No, che hai sentito di sì. più. Penso l'ultimo gol diretto da calcio d'angolo, insomma, ti dà fare gol da calcio d'angolo, sì. Forse avevamo anche mostrato, se non Ah, sbaglio. sì, sicuro. Sicuro, al 100%. Ma no, tra l'altro per fare un'ultima sviolinata a Davide, cioè, anche lì ragazzi, la scelta delle canzoni, del a parte l'inno, che è spettacolare. Dove lo vuoi trovare un inno così? Ma dai ragazzi, a parte poi ci fanno sempre loro sviolinate a noi mettendo i nostri screen delle trasmissioni. Cioè, è una collaborazione ormai. Davide, l'inno è una delle cose che aspettiamo sempre con ansia, infatti quando non lo sentiamo siamo un po' delusi in realtà. L'inno, se volete, ve lo metto anche adesso, ma credo ci siano forse dei problemi di diritti, non lo so. Magari, Noi di vediamo, solito. vediamo dopo, vediamo dopo. Tanto c'è Alberto che dice le riprese dietro la porta sono un grande valore aggiunto, ci dicono qua dalla chat.
anche Emma dice l'inno lo amo, quindi ha riscosso tanto successo, noi l'abbiamo fatto ascoltare più volte in realtà qui in diretta, ignorando un po' il copyright. Giorgio, invece torno un attimo da te, però con le domande di Luca, che adesso lascio a lui il suo turno. Allora, benvenuta intanto Giorgia, io volevo chiederti, allora l'ho fatta già prima questa domanda, prima di passare alla mia domanda più famosa, no? Volevo chiederti intanto un tuo, appunto, una cosa che ritieni il tuo punto forte giocando e una invece in cui vorresti migliorare. Allora, partiamo da quella in cui vorrei migliorare, la corsa, riuscire ad avere più resistenza in campo, essere sempre presente, attiva. E la cosa invece positiva è che sono molto veloce con la palla. Che è un gran vantaggio. Sì, sì, assolutamente. Poi volevo chiederti, e ti faccio la domanda che faccio a tutte le giocatrici che vengono qui, domanda killer, come viene scritto qua sotto. Domanda che ormai la sanno tutti, mi anticipano anche. Sì. Una domanda molto semplice in realtà, ma ha una storia dietro, per cui si chiama domanda killer. Io volevo chiederti, se dovessi dare un consiglio, comunque dire qualcosa a una bambina che si approccia a questo sport, un consiglio del tuo vissuto, qualcosa, cosa gli diresti? Beh, che non si faccia fermare dalle opinioni delle altre persone, che non è uno sport per ragazze, che non ti porta da nessuna parte, di credere sempre nei propri sogni, insomma, che è la cosa che comunque in generale devono fare tutti i bambini con il proprio sport, ecco, perché reputo lo sport una delle cose più importanti nella vita, se non forse quella più importante, almeno per me, devo dire che lo è, perché è molto importante lo sport, al di là di farti crescere, ti fa conoscere amici, è una famiglia nuova, insomma, quindi ha molti valori lo sport, ti educa, quindi è fondamentale qualsiasi cosa accada continuare a farlo, secondo me. Intanto, Giuseppe, volevo solo fare una domanda divisa in due, invece, che qui volevo sentire le due diverse risposte su come valutate questa Serie C, cioè nel senso, sia a Giorgia che a Davide, voi che comunque chi vive le partite sul campo e chi le vive da fuori, vedete che il livello si è alzato, cioè ci sono e sono squadre comunque più migliora di anno in anno questa categoria? Chi inizia? Beh, secondo me, se devo essere sincera, era più difficile secondo me l'anno scorso. Quest'anno forse sarà perché abbiamo preso più gamba, ci siamo abituate, però comunque, se devo essere sincera, secondo me c'erano squadre più, alla fine più o meno sono sempre le stesse, al di là del Cortefranca che poi è salito in Serie B, però magari le stesse squadre che erano più in alto le ho trovate, poi comunque noi ci siamo rafforzate, ecco, però siamo lì, dai, forse un po' di più comunque sì, l'anno scorso secondo me era più difficile. Dal punto di vista giornalistico invece, dalla tribuna com'è? Ma visto dalla tribuna, questo è un campionato che, allora, dal punto di vista della lotta per la promozione è più equilibrato di quanto si pensasse, però sarà comunque secondo me una lotta limitata a due, massimo tre forse formazioni, non di più, comunque i valori penso verranno fuori per quanto riguarda la vetta. Per quanto riguarda invece la lotta promozione è veramente apertissima. Non ci sono squadre materasso, anzi dalla nona ottava posizione in giù sono tutte partite alla pari, e quindi penso che arrivare decimi sarà veramente questione di sfumature, di partite, non sarà insomma come l'anno scorso, sarà penso molto più equilibrato, ecco, dal punto di vista della lotta salvezza.
Anche perché Davide, se si va a playout, vai in ferie tardi quest'anno. Sì, esatto, sì. Sì, poi appunto andando a giocare i playout si innescano tutta una serie di variabili per cui appunto le temperature, gli impegni, Vi auguriamo può che non essere, si può arrivi essere a veramente quello. rischioso. Vi auguriamo che non si arrivi a quello, chiaramente, che C'è Luca che riuscire a fa, salvarlo. potevate farle voi le riprese nella finale di Supercoppa. Dove il gol vittoria è stato perso dalle telecamere. C'è Bellissimo. sempre la prossima, c'è sempre il prossimo anno. Giusto, giusto. IGC, chiamate Davide, Gabriele e tutti gli altri. Posso fare un'ultimissima domanda prima diciamo, Prego. di salutarli, no? Perché c'è la nostra amata Boattin che è dalle vostre parti. Lei è di Portogruaro. Fine carriera? Che dite? Si può fare? Immagino. Sì, tra 10 anni ancora, 7 anni, la vorreste, sì? Eh beh, fa comodo, sì. Grande sogno. Davide è partito titubante, non lo so perché. Io dico solo questo, l'Isola Boattina al Portogruaro farebbe panchina. Adesso certo, come no? Magari, Cheat, mezza cheat. E poi adesso ci vedrai, appena finiamo la cosa, esclusiva Boattina al Portogruaro, Guarda, i trattativa sogni dei avanzata, tifosi. come riporta Calcio Femminile Live, è solo questione di dettagli, conoscendo Avete un po' delle il mondo. informazioni che noi non abbiamo, Ma, ragazzi. che ne, ma consiglio che non le ha neanche Boattin stessa, né nessuno ce le ha, soltanto noi. Capito? Adesso invitiamo Boattini in live e la facciamo, facciamo Ah, adesso la se vuole trattativa. venire, carità. Direttamente. Qua Assolutamente. c'era l'ultima domanda, ecco, l'ultimissima prima di lasciarvi, Giorgia. C'è il buon Giuseppe che fa la sua domanda classicissima, ovvero giocatore, giocatrice preferita, magari qualcuna che ti ispiri o magari anche qualcuna con cui hai già giocato. Ma è femmina, se devo essere sincera, nessuna. Maschi, non ho un giocatore preferito, diciamo che mi piace molto Ibrahimovic come carattere soprattutto. Ecco, penso che tutti dovremmo essere con la sua testa e il suo carattere, insomma, nessuno ci potrebbe fermare, ecco. E beh, un bel caratterino, Zlatan. Tra l'altro, Davide, c'era stata qualche. Giorgio, eri tu che avevi ricevuto qualche giornata di squalifica quest'anno? Una vostra Sì. compagna? Non mi ricordo. No, Tra l'altro, io più di no. una di Sì. fila, cos'era successo? Sì, Proprio di carattere. tre giornate. No, ormai era finita la partita. Stavo rientrando in spogliatoio e diciamo che non riesco a tapparmi la bocca e mi sono presa parole anche troppo, nel senso abbiamo parlato tranquillamente io e l'arbitro. L'arbitro giustamente si è infastidito e ha deciso di lasciarmi fuori 3 giornate. A parer mio è stato esagerato, però ormai è andata e non risuccederà più. Mi è servito da lezione. La prossima volta aspetti che l'arbitro vada prima lui negli spogliatoi e poi dopo vai tu. Lasci andare Ah, beh, avanti. sì, Ma no, certo. non bisognerebbe mai parlare a caldo. Il problema è che poi quando uno finisce la partita è difficile contenersi, soprattutto se pensi di aver subito o un'ingiustizia, o comunque se c'è qualcosa che non ti è andato bene. È difficile star zitti, o te lo tieni dentro, poi vai dai tuoi compagni e cominci a dire: ma hai visto che è tutto, però Eh dopo la sì. partita con qualcuno ti devi sfogare, dai. Cioè, io Sì, ma infatti migliaia di partite ho sto giocato. scappando negli spogliatoi per evitare l'arbitro che è venuto a fermarmi. E lì, vabbè. Giorgia, Davide, io vi ringrazio tantissimo per aver portato il Portogruaro anche questa settimana, nonostante non si giochi qua su Calcio Femminile Live. Quindi speriamo davvero settimana prossima che si torni in campo. Grazie mille e buona serata e in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie. Posso approfittarne per fare un ringraziamento finale, Mattia? Posso? Prego. Ma allora, innanzitutto ringrazio ovviamente Giorgio Furlanis, il responsabile del settore femminile, e soprattutto Sasha Gasci, che pian piano ha riunito e ha coinvolto negli anni Gabriele, Andrea Nicodemo,
me, Bruno, insomma, che ha formato, che ha fatto sì, insomma, che si formasse, ecco, questo bel gruppo. Giorgio, tu vuoi ringraziare qualcuno prima di salutarci? Oh. Beh, ringrazio voi per avermi invitata e anche Davide. E ringrazio il Portogruaro Calcio Femminile, le mie compagne, il mister. Ringrazio tutti e speriamo questo campionato finisca nel migliore dei modi. Noi lo speriamo assolutamente, grazie ancora per essere stati qui con noi e buona serata ancora. Alla prossima, a prestissimo, Ciao a tutti. speriamo sui Grazie a campi. voi. Buona serata. Buona serata. Siamo enormi, ci rimpiccioliamo, ma in realtà siamo pochi per tipo 3 secondi perché faccio subito Ospiti a entrare mitraglia, nostra vai. ospite Comunque, d'Italia questa sera. messi come prima non rispettiamo la distanza, quindi No, meno infatti. male per dire. È qui con noi stasera anche Martina Tamburini, giocatrice della Jesina Calcio Femminile. Buonasera Martina, come stai? Tutto bene? Buonasera. Sì, tutto bene, Perdonaci che abbiamo qualche minuto di grazie. ritardo Buonasera a tutti. stasera sulla scaletta. Stiamo andando Non c'è problema. davvero a mitragliatrice. Tra l'altro abbiamo scoperto solo all'ultimo, ne parlavamo prima con Francesco, che c'era proprio Portogruaro Jesina in programma e senza farla apposta Sì. No, veramente. abbiamo portato queste due squadre qui live con noi oggi. Guarda, io come prima domanda parto da quella più banale di tutte, la banalissima, ovvero dove è nata la tua passione per il calcio e se magari hai avuto qualche difficoltà all'inizio comunque per coltivarla. Qualche difficoltà sì, ma in realtà è tantissimo che gioco a calcio, circa forse più di 10 anni, perché avevo, mi sa, meno di 9 anni, comunque molto piccola. Mia sorella, io ho due sorelle, la mia sorella più grande ha giocato a calcio, però l'ha fatto più per, diciamo, divertimento, perché ha fatto solo qualche anno, e mio padre giocava e era dentro, insomma, una società di calcio. Quindi mia madre era un po' contraria a iniziare a farmi giocare perché, diciamo, era un po' stufa di questo ambiente e quindi non era molto favorevole. Però fortunatamente, grazie a una maestra alla scuola in cui andavo, la convinse e da lì iniziai a giocare a calcio. Fino ai 14 anni ho sempre giocato con i maschi e a Villa San Martino, che è vicino a casa mia. E poi appunto quando ho superato il limite d'età mi sono spostata, sono andata a Riccione, poi insomma a Esina, però è di famiglia insomma. È tutto lì. E proprio adesso che sei alla Jesina, già da qualche anno comunque, è una squadra che è sempre stata comunque abbastanza nelle zone alte di classifica, è sempre stata quella squadra fastidiosa in tutti i gironi a cui hai partecipato, poi adesso ci sono state tutte le riforme. Ti chiedo un tuo commento, un tuo giudizio comunque su questa prima parte di stagione della tua squadra, dopo queste ormai girone d'andata, anche se non è concluso al Sì. 100% tra rinvii, eccetera, eccetera, però ti chiedo un po' questo settimo posto attuale. Secondo te meritavate anche qualcosa di più? Volevate qualcosa di più o invece vi sta soddisfacendo? No, sicuramente vogliamo di più, perché pensiamo di meritarcelo comunque a livello di squadra, però non possiamo ammettere, guardando le nostre prestazioni, che quel posto fondamentalmente, almeno per le prime giornate, del girone d'andata, anche se ancora appunto non è finito, diciamo che era quello giusto perché non rispecchiavamo la Esina nel nostro gioco e in generale noi. Quindi è brutto da ammettere, però fondamentalmente non abbiamo fatto un buon inizio di campionato. Poi appunto ci siamo svegliate in un modo o nell'altro e da diverse giornate comunque stiamo migliorando il nostro gioco e quindi anche io sono sempre più felice, diciamo stiamo rispettando la Jesina e diciamo la società in generale, quindi per questo sono felice, stiamo migliorando, diciamo. Tra l'altro tu, se non sbaglio, l'anno primo dell'arrivo del Covid nel 2020 eri capocannoniere del girone, se non sbaglio. Adesso ti chiedo più per un motivo statistico. Se non sbaglio eri Sì. in Non mi cima alla sbaglio, sì. classifica marcatrici Sì, mi sa con che ne avevo fatti 18 gol. tipo 17, sì.
17-18, che poi Ti è abbiamo fatto metà. dispiaciuto non andare avanti quell'anno per continuare a confermare quella classifica? Perché poi non so se ti hanno premiato in qualche modo. No, non lo so, forse qualcosa su Instagram, però adesso non mi viene in mente. Però sì, cioè avrei voluto molto continuare perché comunque era una delle mie migliori stagioni fondamentalmente e ancora ci avevo tante partite. E avevo trovato una continuità che comunque per un attaccante non è facile trovare perlomeno una continuità nel corso delle partite. Invece, prima di lasciare parlare ai miei colleghi, comunque la Jesina, diciamo che si è trovata un po' in questo nuovo girone, non solo a livello di numerico, ma anche di squadre, perché eravate abituate a Sì. essere inserite nel girone C, adesso invece vi trovate nel girone B, quindi con anche trasferte molto più lunghe rispetto magari a prima. Volevo chiederti un po' questo cambiamento, come lo state vivendo anche di chilometri. Allora, sicuramente dobbiamo ringraziare in generale la società perché almeno quando può ci permette anche di fare trasferte di 2 giornate, come per esempio questa settimana avremmo dovuto. Appunto fare 2 giorni e dormire fuori e purtroppo ovviamente dopo l'hanno rinviata, però quando può la società ci aiuta sempre in qualsiasi modo, quindi questo devo veramente darne atto alla società, quindi da ringraziare anche. E, però sì, molte molte giornate sono fuori, quindi vicino Venezia, comunque abbastanza distanti, però appunto la società si mette sempre nelle condizioni migliori, quindi questo è importante. Francesco, a questo punto io mi zittisco un attimo e lascio parola a te. Sì, intanto benvenuta Martina, grazie ovviamente per essere qui. Volevamo avere anche Grazie a voi. la controparte, perché noi abbiamo avuto una giocatrice del Civitanova, no? Tempo fa, quindi volevamo avere la squadra anche un po' rivale, diciamo, Sì. del territoriale, no? No, ti volevo chiedere innanzitutto se potevi raccontarci un po' come era stato tuo grave infortunio che hai avuto poi tempo fa, come ti sei ripresa, cosa hai pensato, se hai pensato anche prima, è uscita una domanda simile precedente, se hai pensato addirittura di lasciare il calcio magari, non lo so. Allora, di lasciare sinceramente no, mai, perché comunque è una cosa che boh, cioè, penso di avere quasi nel sangue, quindi non, cioè, anche se mi metto in testa di star ferma, poi non ci starei in un modo o nell'altro. In realtà è un po' particolare l'infortunio, tra virgolette, perché io 4 anni fa, quando avevo 14 anni, che ho preso la patente del motorino, ho fatto un incidente proprio quasi il giorno dopo che ho preso la patente e da lì mi sono rotta il menisco o uno o due, adesso non mi ricordo, e sfilacciata il crociato. Ero molto piccola, quindi mi hanno consigliato di non operarmi, anche perché appunto dovevo ancora svilupparmi del tutto e ho fatto molta riabilitazione tutta l'estate e poi ad agosto e settembre ho ricominciato e comunque da lì ho fatto i miei 4 anni sempre. Diciamo, è stata importante, molto importante la riabilitazione perché non essendomi operata e avendo qualcosa di rotto è stato fondamentale. E comunque ho potuto appunto giocare 4 anni. Dopo, per una cosa o per l'altra, probabilmente anche per i diversi carichi. A 14 anni si ha un certo tipo di gioco, un certo livello. A 18 anni, 17 si comincia ad avere altri livelli. Ovviamente era un'altra squadra, ero appunto in Serie C, quindi è un po' diverso, i ritmi. E quindi mi si è gonfiato di punto in bianco, ho fatto una risonanza dopo una partita e appunto ho visto che l'ortopedico poi mi ha detto che diciamo non c'era il crociato, comunque ne era rimasto pochissimo, sono rimasta malissimo e dovevo decidere se smettere la stagione in quel momento perché l'ho saputo ad aprile. Oppure continuare, finire la stagione e poi vedere di operarmi, perché comunque io riuscivo a giocare tutto il resto, a correre. Ho deciso di smettere perché comunque ho fatto una scelta anche con la società e con la famiglia e tutto il resto, per poter rientrare il prima possibile, appunto, per sfruttare anche la pausa estiva. E niente, è stata probabilmente la cosa più dura che ho fatto. Cioè, molto peggio di quella di 4 anni fa, perché è durata molto di più,
perché è una cosa anche più complessa e quindi sì, penso sia stata la cosa proprio più difficile sia a livello mentale che fisico, perché poi sono arrivato a livello fisico, cioè a uno stato fisico in cui ero veramente stanca, passati per esempio 5 mesi, perché erano tanti, poi c'era la riabilitazione tutti i giorni, piscina, palestra, campo, quindi era veramente pesante, però avevo un obiettivo in testa e quindi per me era importante E te lo ricordi il primo portarlo a gol? Te termine, insomma. lo ricordi il primo gol dopo l'infortunio? Dopo il ritorno in campo, diciamo? Cioè, è stato Allora, importante, immagino, quindi che. sì, è stato, non lo so, inaspettato. Se non mi sbaglio, ho fatto una doppietta, che siamo andati in trasferta di 2 giorni. Siamo andati, mi ricordo che poi abbiamo perso all'ultimo, tipo al 90esimo, abbiamo preso il 3-2. Sì, però diciamo comunque c'era Quindi, la gioia bruttissimo, comunque però. del ritorno al gol, no? Che per un Sì, attaccante già di per sì. sé è Sì. ossigeno, poi a maggior ragione se sei reduce da un infortunio. Ma volevo chiederti un'altra cosa, te sei stata Sì. convocata, se non sbaglio, in Under 20 come nazionale, no? Vabbè, volevo chiederti com'è stata l'esperienza di quella convocazione. Ah, scusa. No, molto bello, ho trovato un bel clima. Delle mie compagne si erano già state e perché se non mi sbaglio mi avevano chiamato anche appunto quando io ero ferma, non potevo giocare ancora e avevo fatto un torneo, abbiamo fatto una partita a livello in realtà era abbastanza buono, non pensavo, però mi sono trovata molto bene, anche il mister molto bravo, lo staff. Mi sono trovata molto bene, poi hanno detto che più avanti ci saranno, se non sbaglio, altri raduni e un torneo più avanti. Quindi dai, aspettiamo. Chi era il mister, se posso chiederti che. Non lo so, mi chiedi troppo, mi ricordo i Eh nomi, no, non mi perché ricordo neanche io niente. mi ricordo. No, assolutamente. Comunque, penso che l'obiettivo sia quello poi della maggiore, no? Nazionale maggiore prima o poi. Sì. Come. Diciamo che in segreto, però. Sì, dai, lavoriamo per quello. Giustamente. Sempre puntare in alto. Esatto. Luca, manchi solo te. Allora, tanto grazie Martina di essere qui stasera. E tanto mi fa piacerissimo quando incontro ragazzi che giocano come attaccanti. Dato che io ho un passato da attaccante, mi fa sempre piacere fare qualche domanda sul ruolo, no? Quale ritieni che sia la tua miglior caratteristica da attaccante? Posso dire di essere, diciamo, abbastanza brava con entrambi i piedi. Penso di sapermela cavare abbastanza, quindi. E penso anche lo scatto nel lungo. E invece un E anche sullo stretto, aspetto. sul lungo. Invece un aspetto in cui vorresti migliorare? Da migliorare tanto il colpo di testa. Ah, ok. Perché è Quello sempre piano piano stiamo curioso. migliorando. È sempre curioso sapere, secondo me l'attaccante capisce subito e sempre dove può migliorare effettivamente. Quindi è una cosa. Però già che tu hai un ottimo fiuto del gol, parti da una base ben solida, perché comunque non tutti hanno la fortuna di vedere bene la porta, come attaccanti, perché molti fanno la fortuna propria sui movimenti, sui passaggi e altro. Chi fa gol ha sempre quel valore aggiunto rispetto agli altri. E invece volevo chiederti, ed è la domanda che faccio un po' a tutte le giocatrici che abbiamo qui ospiti, volevo chiederti, nel tuo vissuto, comunque nella tua esperienza, cosa diresti a una bambina che vuole approcciarsi al gioco del calcio? Nel senso, avresti un consiglio, delle parole particolari, anche secondo la tua esperienza, da dire a una bambina che vuole iniziare a giocare a calcio? Allora, sicuramente di non aver paura, perché magari da piccole
Adesso è un po' migliorata la cosa, e quindi sta anche molto crescendo il calcio femminile, di questo sono molto contenta. Perché comunque secondo me meritiamo, facciamo gli stessi, penso, sacrifici che fanno i maschi, quindi penso che lo Se meritiamo. non di più. Di più, infatti, di più. Se non di più. L'abbiamo detto noi, nel senso. Non l'hai Va detto tu, bene. l'abbiamo detto. Quindi di non aver paura di, anche se ovviamente sono piccole, di imporsi, tra virgolette, con i propri genitori, di fare un'esperienza. Poi se non va, non va, però fare un'esperienza, provare. Se è quello che si vuole, lo si vede, lo si capisce subito, anche dal primo allenamento. Quindi secondo me è questo. E se posso dare anche un consiglio, di fare qualche annetto con i maschi, perché si impara, si capisce, cioè si capisce che, perché perlomeno quando io ho iniziato, ho visto subito la differenza che c'era con i maschi e le femmine quando ai 14 anni ho cambiato appunto squadra. E con i maschi proprio non puoi mollare un secondo. Con le femmine, ovviamente nel settore un po' più giovanile, perché poi parlando serie C, serie B, serie A è diverso, anche nel calcio femminile è così. Però appunto quando si è piccoli si vede molto la differenza e secondo me mi ha aiutato molto, anche a livello di carattere che mi ha formato molto, anche non avere uno spogliatoio da sola, non sempre averlo, perché poi sono tutti maschi, Già. non vivere lo spogliatoio o comunque, cioè, ci si fa le ossa con i maschi, quindi secondo me anche qualche annetto è importante farlo, si capisce, e poi però ovviamente ognuno prende la propria decisione. Intanto si inizia a giocare a calcio, poi dopo si vede. La cosa più importante è iniziare. Intanto sono arrivate anche delle domande dalla chat, cioè Giuseppe e Piero che chiedono un po' il tuo giocatore, la tua giocatrice preferita e se magari anche qualche calciatrice di riferimento, appunto, magari anche qualche compagna di squadra più esperta da qui, cerchi sempre di rubare qualcosina. Allora, mi è venuto in mente subito il nome di una mia compagna di squadra che è più grande e si chiama Deborah Zambonelli. È proprio, cioè, anche essendo comunque la più grande d'età, quando è in giornata, veramente per dire domenica scorsa ha fatto una gran partita. Proprio, ecco, vorrei rubare da lei la visione di gioco. Poi ovviamente lei gioca un pelo più arretrata, quindi diciamo che fa anche un po' più questo. Però sicuramente la sua visione di gioco, poi ha anche una tecnica che è proprio fantastica, però veramente calma con la palla nei piedi, manda se deve mandare, tira se deve tirare, fa un dribbling anche al limite dell'area di rigore nostra, quindi non so, mi mette sicurezza, ecco insomma, quindi anche questo. Mentre invece c'è Ema che ti chiede il gol più bello mai realizzato, comunque quello che hai sentito maggiormente. Non so se è proprio la doppietta di cui parlavamo prima o se invece c'è un altro episodio. Allora, di speciali speciali che ne valgono, no, cioè nel senso per me valgono tutti tantissimo, perché per me boh, ogni volta che faccio gol è una liberazione, mi piace. Cioè, vivo per questo, vivo per fare gol la domenica. Quindi fondamentalmente non ce n'è proprio uno speciale. Poi, oh, se si arriva in finale è un conto. Però, non lo so, me ne ricordo uno carino che ho fatto l'anno scorso. Ero un po' abbastanza fuori area. E ho fatto un dribbling, mi sono spostata sulla sinistra. E poi è tirato da fuori aria col sinistro, è andato quasi, diciamo, nell'incrocio, ero abbastanza lontano, sarà stato 5-10 metri fuori dall'area. Quindi quello, diciamo che me lo ricordo, mi è piaciuto, essendo anche di sinistro, appunto, quindi. Però in generale Ma a sono proposito contenta per tutti i di gol che possibili faccio. finali, comunque la Jesina è ancora dentro la Coppa Italia di categoria. Cosa si vuole puntare quest'anno in questa competizione? Si vuole provare magari
ad alzare questo trofeo? Ma perché no? Sì, sì, noi giochiamo ogni partita per vincerla. Ci sarebbe inutile poi fare una trasferta, un'eventuale trasferta, e per andare lì e, cioè, e non voler vincere. Si gioca per vincere. Quasi sempre. Questa, diciamo, è la mia idea. Poi, è ovvio, dipende da partita a partita, però il mio pensiero, il mio obiettivo è quello. E penso anche della società in generale, comunque è una cosa importante. Anche perché è stato alzato solo una volta da quando è stato creato questo torneo, l'ha vinto solo la Riuzzese e poi il Covid ha negato la possibilità delle altre squadre, ecco, di alzarlo, quindi vedremo quest'anno chi si porterà a casa la Coppa. Martina, posso, grazie posso mille. Posso fare l'ultimissima, rapida, che per realtà non so, non so neanche se uscirà la domanda, perché più che altro è un dubbio che ho. Siccome tu sei stata tanti anni alla Jesina, ti volevo chiedere, hai per caso giocato con Melissa Bellucci quando lei era alla Jesina? Sì, com'è? Anche prima, infatti, quando quando avevate delle ragazze comunque che piacevano, tra virgolette, così un po' ci ho pensato, comunque no, è una gran giocatrice. E, potrà far diciamo, strada. Che ogni tanto vedo, sì, ogni tanto vedo dove gioca, quando gioca. Però veramente tanta roba. Cioè, ho giocato anche rappresentativa, mi ricordo quando, tanti anni fa, proprio bellissima epoca, quando c'era la rappresentativa per regioni e che c'era il torneo, bellissimo. Poi tra l'altro siamo arrivati seconde un anno, quindi anche quella è stata un'esperienza bellissima, eravamo molto più piccole. Però lei è veramente molto 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 brava. Anche lei, ecco, lei, diciamo, è come Deborah Tamborelli, c'è una visione di gioco, una calma, una tecnica assurda. Poi è un po' che, diciamo, non la vedo, da quello che mi ricordo, e sicuramente è così, se non meglio, molto molto brava. Perfetto. Tanto c'è un'ultima domanda pure del buon Luca, che a proposito appunto di partire con i maschi, dice, se ci fosse stata magari un'altra ragazza, no? Sarebbe forse cambiato qualcosa? Cioè, si fa ancora più le ossa ulteriormente, essendo proprio l'unica, secondo te? Secondo me sì. Secondo me sì. Io mi ricordo che, cioè, non potevo mollare niente, perché poi si cresceva, perché poi sono stata diversi anni con i maschi, loro cominciavano a diventare sempre più grossi. E sempre più maschi, vabbè, in generale, e quindi proprio la competizione era proprio alle stelle, perché poi, e poi io tra l'altro giocavo spesso, giocavo quasi titolare da quello che mi ricordo, e quindi anche il mister lo usava come una battuta nel dire, vi fate rubare il posto da una ragazza, quindi proprio. No, mi ricordo che, diciamo, è stato molto bello, ovviamente c'è una parte positiva e una parte negativa, però lo consiglierei al 100%. E col fatto di avere, diciamo, un'altra ragazza ti può aiutare a livello psicologico, perché ovviamente non ti fa sentire da sola, però forse non sarebbe stato proprio uguale. Perfetto, grazie mille davvero allora Martina per il tuo intervento di questa sera, per averci portato anche la realtà jesina qua sui nostri teleschermi di Calcio Femminile Live, mentre non capisco se Francesco è bloccato o è molto pensieroso, però... Molto pensieroso. A volte è pensieroso, però due o tre volte l'abbiamo visto con delle espressioni fisse, ma molto simpatiche, tipo... Ma perché io lo vedo ancora bloccato, eh. Io mi vedo bene, no, vedo, perché invece che si muove, quindi, mi alleno per fare il mimo, l'artista di strada, capito? In realtà è ventriloquo in questo momento. Martina, davvero grazie tantissimo e buona serata, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie a voi, grazie mille. Martina, grazie a te. Buona serata. Buona serata. Torniamo noi, ci riallontaniamo, rieccoci qua. Ecco. Scusate ragazzi, la domanda su Bellucci non potevo non farla. Cioè.
Perché ho collegato proprio, una delle mie giocatrici preferite, ho collegato proprio all'ultimo secondo, il fatto che avevano giocato, potevano aver giocato insieme, non ero sicuro però. È arrivata la conferma. Luca, ma stasera niente domanda killer potenziata? Super, ah no, l'altra volta, ma no, l'altra volta si sposava assolutamente con il, con il ruolo di... Ma io avevo capito che tu l'avevi implementata per tutte le altre volte pure, una variante della domanda killer, la variante Omicron della domanda killer, che ne so. Se no era troppo banale, cioè se no è troppo banale diventa una cosa normale, invece è un'eccezionalità. Domanda killer la sa per prendere anche la Treccani da mettere nel dizionario proprio. Come orto muso, accanto come a Sarrismo, ortomuso e petaloso. Ci sarà poi. Comunque, io direi che ci andiamo a vedere i risultati della Serie C comunque dell'ultimo weekend e delle partite che si giocheranno questa domenica. Così poi ci dedichiamo alla nostra chiacchiera libera nell'ultimo quarto di diretta. Partiamo ovviamente dal girone A, dove ha visto il Caprera perdere in casa 1-0 di misura con la Pistoiese, il Fiamma Monza battere lo Spezia 2-1, il Genoa batte sì 4-0 il Pontedera, ma secondo comunicato le Toscane hanno fatto reclamo, non si hanno dettagli in realtà, almeno io non li so. Hanno fatto reclamo in generale, dici? Così. Hanno fatto reclamo. Per vedere se va a buon fine, però non sanno su cosa. Sì, tolgo un attimo, ho cercato per 5 minuti, riletto il comunicato per cercare che cosa fosse successo, non c'è scritto. Vabbè, la Pontedera fa proclamo, deve ancora specificare il perché, però vabbè, 4-0 nel frattempo, se non ci sono sorprese. L'Arezzo capolista si ferma, è 0-0 con Livrea, risultato degno di nota, mentre il Pinerolo ne approfitta vincendo 3-1 in casa dell'Orobica, mentre la Subiatese batte 2-1 la Lucchese, rinviata a Ternana Realmeda, mentre Perugia-Pavia si gioca il 16 marzo, in Pavia che ha tenuto 4 partite da recuperare. Vediamo la classifica proprio degli asterischi, vince il campionato chi ha più asterischi entro un tot di giornate, in questo momento il Pavia è primo, però a parte gli scherzi domina ancora l'Arezzo con 28 punti, però abbiamo un Pinerolo a 26 che ha ben 3 partite da recuperare a sua volta, di cui quella col Pavia, Solbiatese, Genoa, mentre chiudono poi Perugia e Caprera. Programma di questa domenica, di cui in realtà, da quello che ho capito, forse è stata rinviata la partita del Pinerolo con Livrea, mi sembra di averlo visto di sfuggita, si spera si giochino invece tutte le altre: Arezzo Caprera, Genoa Ternana, Pavia Lucchese, Pistoiese Orobica, Pontedera Perugia, Spezia Sorbiadese, Realmeda Fiamma Monza in questo derby. Passiamo invece al girone B, che abbiamo parlato abbondantemente oggi, con giusto qualche rinvio. Per la 13ª giornata, scusate, con la Triestina che vince di misura sul Bologna, la Jesina ha appena battuto 5-0 la nostra Carisera, no. Però poi abbiamo rinviata a Brixenobi Vicenza, BFC Venezia, Civitanova Cristano, il 4 febbraio si gioca a Venezia CF Portogruaro, il 16 marzo Padova Spal e Trento Riccione, giusto per non farci mancare nulla. La classifica con il Venezia FC in questo momento primo con 31 punti, seguono il Trento, il Vicenza, il Brixen, ovviamente tutte con partite da recuperare, un po' come il girone A, poi chiudono Civitanova e Vittici, mentre il Portogruaro che abbiamo visto stasera ha 11 punti in zona play-out, la Jesina settima in classifica. Vediamo anche il programma, per quanto speriamo si giochi, della 14ª giornata, con Bologna Spal, Isera Brixenobi, Portogruaro Jesina rinviata, a questo punto non ci sarà, Trento Civitanova, Vicenza Venezia, e poi a mercoledì 16 marzo abbiamo Atletico Cisano Triestina, Riccione Mittici e VFC Venezia Padova, per non farci mancare nulla. Guarda, il 16 marzo, giornata Serie C. C'ho davanti qua i rinvii ufficiali, se vuoi. Ecco. Te dico, per il girone A, cito qualche partita. Per il girone A, Pontedera, Perugia e Pinerolo Livrea, come hai detto. Per il B, che hai appena detto, praticamente quasi tutte. Atletico Oristano Triestina, Riccione Mittici, Venezia VCF Padova, Portogruaro Jesina. Praticamente metà delle partite rinviate. Che belli. Adesso ne parliamo magari proprio di questo argomento. Mentre nel girone C, solo 3 rinvii nel girone C, quelli tra Catania, Matera, Pugliatrani, Res Roma, che era un po' il big match
e Aprilia Racing per Scabani, mentre il Chieti continua a vincere, non è ancora sbagliata una, 4-0 a Grifone Giallo-Verde. Crotone perde in casa 1-0 con la Mediterranea, l'Indipendente 8-0 al Coscarello, il Lecce batte la Reve Roma 1-0, mentre il Trastevere cala il poker sulla Roma 14°. Vediamo anche la classifica con il Chieti perfetto in questo momento, senza nemmeno partite da recuperare, poi abbiamo invece la Ress un po' più indietro con una da recuperare, come il Trastevere a 29, l'altra Puglia Trani a 28, invece ne ha due, poi chiudono Fesca Bari, che comunque ha due gare da recuperare, e il Coscarello. Il programma di questa 14ª giornata, appunto, qua c'è scritto un solo rinvio al 16 marzo, Coscarello, Aprilia. Confermi, Francesco? Ce confermo, sono... ti aggiungo l'altra, il secondo rinvio è Matchpoint Matera, Trastevere. Ecco, invece si giocheranno quindi Grifone Giallo-Verde Catania, Fesca Bari Lecce, Rest Roma Chieti, Reve Roma Crotone, Mediterranea Roma 14°, Indipendente Apulia Trani. Questo è il programma della Serie C e io vi chiedo, quindi, è meglio fare questo campionato spezzatino, è meglio magari fare un mese di pausa come la Serie B, che almeno non c'è qui a tre partite da recuperare e chi le ha giocate tutte? Che era un po' la domanda che ho fatto prima. È meglio fare un protocollo che stabilisca una dannata soglia, sopra quella soglia si rinvia di positive, ovviamente sopra quella soglia si rinvia la partita, sotto si gioca, punto. Chi è positivo viene trattato come un infortunato. Ormai vediamo che comunque le atlete, penso alla Serie A, si negativizzano abbastanza velocemente in media, poi ci sono ovviamente i casi di gente anche che è positiva a 2 settimane, nel senso, penso a Bonfantini, che è stata apparente quasi 2 settimane positiva, no? Tutto Natale praticamente, fino alla Supercoppa. Però per me è quella la cosa, cioè anche fare il mese di pausa, se tanto poi ritorni a giocare senza un regolamento diverso, io non capisco cosa cambia, cioè hai semplicemente perso un mese e in più sei punti a capo, cioè se di nuovo ci saranno delle positive, ora penso alla Serie B, se non fanno un protocollo, di che parliamo? Cioè ora, se ritornano a giocare il 6 febbraio e c'è una positiva il giorno prima della partita, la partita viene rinviata. Boom. Quindi a questo punto è una cosa che si poteva fare già da... cioè, potevano quindi giocare tranquillamente a gennaio, se tanto era quella il... giocavano solo le partite che si potevano giocare e tutte le altre si rinviavano. Mettendo una soglia, limiteresti molto i rinvii, chiaramente, perché la soglia ovviamente la metti in modo tale che sia difficile da raggiungere. Che allo stesso tempo però tu non abbia la squadra decimata, chiaramente. Cioè, comunque... 15, 16, 17 li riesci a portare, ecco, questo dico. Luca, vuoi anche tu esprimerti a riguardo? Io onestamente penso che si poteva fare un metà e metà tra quello che è stato fatto, nel senso mettere una pausa un po' più lunga senza far giocare nessuno, quindi invece di iniziare a giocare, non so quando è ricominciato il campionato ufficialmente, ma che ne so, rinviare di 1-2 settimane, però unendola al fatto che quando si ricomincia di avere un protocollo chiaro. Anche lì è una cosa un po' complicata in Serie C, perché intanto devi basarti su quante giocatrici hai nella rosa effettivamente, perché in A, in Serie A maschile è facile, c'è un tipo, c'hai un numero di giocatori, 25, su quelli prendi la percentuale. Ma in Serie C, che c'è squadre come il Pontedera che magari portano un tot di giocatrici perché non hanno in rosa abbastanza ragazze, oppure altre squadre che non hanno appunto un roster lunghissimo, cioè anche quella regola può durare fino a un certo punto. Io dico semplicemente che purtroppo in Serie C si naviga a vista, mi pare abbastanza chiaro, ma temo che anche la Serie B, quando ricomincerà, in assenza di qualcosa di chiaro, farà la stessa fine, anzi si sarà aperto un mese per poi ritrovarsi magari partite rinviate perché ci sono tante positive. Quello che dico io è anche che la Serie C, l'ho letto quello che è il loro attuale protocollo, diciamo, no? Non esiste il rinvio d'ufficio delle partite, ma il rinvio avviene soltanto se entrambe le società lo richiedono e in presenza di casi Covid, cioè nel senso, tu non è che puoi chiederlo perché una si infortunia, per dire, no. Certo. Però se tu hai un caso Covid, chiami l'altra società, dice, senti, ci mettiamo d'accordo per far rinviare questa partita, a quel punto scrivono, che tramite non so come, vabbè, alla LND, e l'LND a quel punto, se andrà appunto a provare che effettivamente vengono rispettati quei requisiti, rinvia la partita.
Quello che dico io è che magari uno potrebbe dire sì, ma mettendo il limite, che poi il limite sì che ti dicevo io in realtà era, come diceva Luca, un limite percentuale, chiaramente non un limite fisso, perché fa, non ha senso, certo, secondo me, come per i 5.000 posti della Serie A maschile. E, mi si potrebbe dire sì, però se tu fai giocare le partite con squadre che hanno 7-8 positive, metti conto, è falsi la partita, sì. Ma voi siamo così convinti che il campionato giocato così invece sia meno falsato? Cioè in cui ogni giornata ci sono 4 rinvii, 3 rinvii, partite vengono rinviate il giorno prima, il giorno stesso, squadre che si allenano la settimana e non sanno se andranno a giocare il weekend, è meno falsato? Cioè per me è falsato uguale, quindi falsato per falsato, di questo punto facciamolo finire, se vogliamo farlo finire, perché poi se uno mi dice guarda, di far finire il campionato non me ne frega niente, allora basta, chiudiamo tutto. Secondo me Francesco e secondo me dovrebbe essere anche di insegnamento il caso della Roma CF dello scorso anno, nel senso che bellissimo, sì, campionato di Serie B dello scorso anno, ma quanto è stato regolare questo svolgimento? Zero. Una squadra che a un certo punto aveva praticamente metà del girone d'andata quasi non giocato, cioè vuol dire che poi la Roma CF ha giocato tutte le partite spezzettate nel corso del tempo, e che valore c'era ha? C'era lo spazio per gli asterischi nelle classifiche. A un certo punto non c'era spazio veramente, meno male che non avevamo la trasmissione ai tempi, che se no non so come avremmo fatto. Già, Francesco, ti dico, ho visto la classifica e già ho visto che comunque chi fa la grafica sarà molto in difficoltà sul Fiamma Monza, perché gli asterischi ho visto che non ci stanno più dove si mettono. Se ne rinvia un altro, il Fiamma Monza non ci sta più, perché già il nome è lungo. Esatto, già molto... No, ma per me quando si rinvia una partita sempre fa un minimo falsi quello che era la partita, chiaramente, no? Io penso anche per esempio in Serie A, a Roma-Inter-Roma, no? Quando fu rinviata, quella la falsi quella partita, nel senso che chiaramente la vai a giocare poi in un altro momento. La Roma, quando giocò il recupero con l'Inter, aveva appena perso con la Juve la settimana prima. E... Quindi la domanda viene spontanea. Ma se avessi incontrato l'Inter, quando doveva incontrarla, che non aveva ancora giocato con la Juve, ed era quindi psicologicamente più in forma, cosa sarebbe successo? Poi è chiaro che lì è stato giustissimo rinviarla, quello non lo metto in dubbio, però per dire che quindi per me è già un rinvio di base falsa. Se poi se iniziamo a avere 3-4 rinvii fissi a giornata, lì proprio siamo... iperfalsando a cavallo, cioè. Quindi e insomma, questa è un po' la situazione. Staremo a vedere poi cosa succederà nel corso del campionato. Noi adesso siamo in chiusura, alla fine abbiamo trattato tutti gli argomenti, purtroppo durano un po' meno le ultime puntate solo perché non c'è la Serie B e non abbiamo un'ora e mezza. È che ormai sono abituato a 2 ore e 50 e 59, quindi ci rifaremo. Guarda, ti posso dire, Mattia, che quando noi abbiamo iniziato a fare le nostre, avevamo anche noi gli orari, guardavamo, però poi a un certo punto abbiamo visto che tiravano a lungo, senza il cordiale. Cioè, ormai è iniziato a... Perché poi quando superi un limite poi è difficile tornare in. Quindi a un certo punto, quando è successa la prima volta che per caso abbiamo sforato mezzanotte, lì l'abbiamo presa proprio come a dire sì, vabbè, d'ora in poi anche l'una, se arriviamo anche a l'una non è un problema. Quindi faremo anche il giorno fino a mezzanotte CF Live. Prima o poi faremo le maratone, quelle Twitch, che ogni volta che qualcuno d'ora si fa un'ora in più. Facciamo la prima per drone. Io ho visto che faremo anche l'estero. Fa le live mentre dorme, quindi immaginate che divertimento. Quella cosa è incredibile. Io non ci credevo, ma ho visto che c'è chi fa le live mentre dorme. Pensa è uno vero, cosa deve guardare una persona che dorme. Ma la vera domanda è, ci sono i pirla che la guardano? Perché io pure potrei chiedere soldi per dormire, no? Però la domanda è, poi c'è qualcuno che me li dà i soldi? Qualcosa di eccezionale, quella. Uno ha capito tutto dalla vita, essere pagato per dormire, esatto. Qualcosa di eccezionale. Però insomma, ragazzi, comunque prima o poi parleremo anche di calcio estero, come ci scrivono qui in chat. Magari ma calcio estero,
secondo me è un diciamo un obiettivo, ma anche secondo me una cosa per capire un po' meglio a che punto sono gli altri campionati rispetto a quello italiano, perché io il calcio estero comunque, anche se non scrivo più sulla pagina, ma mi seguo sempre le partite, come vanno le classifiche, tutto, soprattutto quello inglese, lo reputo un campionato bello equilibrato quest'anno. L'Arsenal ha fatto una sconfitta incredibile la scorsa giornata, non mi ricordo se col Birmingham, che era ultimo. Forse col Brighton, no, col Birmingham. No, col Birmingham, sì, che era ultimo, ha superato il Leicester, ma Leicester ha vinto questa settimana e l'ha risuperato al Birmingham, quindi... Però, bel campionato. Un po' come in Serie A, no? Che l'Hellas magari batte... Sì. Sassuolo, esattamente magari. Come in Serie A. Insomma, vedremo un po' cosa combinerà poi la nostra Serie A in futuro. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito questa sera, che ci sono sempre ormai i nostri fedelissimi. Poi in realtà secondo me ci sono anche tanti fedelissimi che non scrivono in chat, ma che in realtà ci seguono sempre, quindi ovviamente ringraziamo anche loro. Abbiamo portato il Portogruaro anche quando il Portogruaro non gioca, ormai è diventato un must. E quindi assolutamente vi invitiamo a tornare anche venerdì prossimo, sempre alle 8:45 per la nostra consueta diretta, che poi potete recuperare ovviamente sul canale YouTube, eccetera, eccetera. Seguiteci, mi raccomando, anche sulle nostre pagine social, proprio per rimanere aggiornati con, sapendo in anticipo, magari proprio gli ospiti delle varie serate. Grazie mille Francesco, grazie mille Luca per essere stati qui con me comunque. Grazie a tutti, grazie a tutti. Settimana prossima col Dubbio Pino. E tra due settimane con l'assenza eccezionale, diciamo, l'assente eccellente. L'assente eccellente. Chissà, avremo magari qualche Però sostituto. Avrò modo di evitarlo come presenza CF Live. Ecco, almeno lo raggiungi nell'albo presente. Nell'albo d'oro. Della scheda. No, facciamo scheda l'albo ma perché a fine anno ci abbiamo le medaglie poi. Viene Davide da Gasparotto direttamente da Portogruaro a consegnarci. Se viene lui, vado io a Portogruaro. C'è Alessandra riceve la medaglia della vergogna. Però non esatto, mai non in live. Ciao Ale, poi vogliamo un post da parte dell'Isera a fine anno. Ah beh, chiaro, ovvio. Chiaro. Sai come facciamo, Francesco, come i premi di The Office? Sì, i Dandis. Sì, esatto. Dandis. Bellissimo. Facciamo i Dandis a fine anno. Mi piace. Mai presente in live. Esatto. Non sarà presente neanche la premiazione. Bravo, che il premio dovremmo inviarglielo, capito? Coerente. La più paccatrice sarà il premio. Esatto, e non ci sarà comunque, per essere comunque coerente con le sue scelte durante la stagione. Grazie ancora a tutti, buonanotte, buona serata e buona Serie A. Ci vediamo buona tra una settimana. Buon campionato a tutti. Serata. Buonanotte.